Buonasera! Buonasera ragazzi, che Buonasera plenaria! Oggi ci siamo tutti tuttissimi. Guarda dopo qua dopo più di un mese, abbiamo le prove tangibili che non abbiamo rapito Martina e abbiamo replicato la sua voce durante il mese di agosto, ma effettivamente Martina è viva ed è un po'. E ha una faccia. Ora devi vedere tipo la Anche certa piena Martina di che si ferma. espressione. Togli la maschera, si toglie il timbro vocale finto. Ciao Tom, che ci guardi sempre. Che plenaria. Salutiamo Tom che sappiamo essere un grande fan nostro, oltre che di Scientology. Sì, e smettila di chiamare per Esatto. cortesia, non vogliamo giocare con te. Basta. Comunque, oggi. Allora, dai, Giovanni. Tu Vai, sei faccio le presentazioni. in questo momento Allora. hai un ottimo make-up. Hai Bello, mi piace. Un questo make-up anni venti. Ce 'sto smokey eye anni 20 sugli occhi che. l'ho sempre, ce l'ho sempre. Si chiamano occhiaie, poco sono. Comunque. Allora, intanto salutiamo a tutti. C'è un Marion che ci ricorda che siamo gli Avengers. Alla fine non si è mai capito chi è che fa occhi No, abbiamo abbastanza posti vuoti per Occhio di Falco non farlo nessuno. Forse lo faccio io, tanto sono quella più inutile tra di noi. Maybe I'm a No, sai super che rotte palle dove saiyan. era, raga. Comunque, in tutto ciò, noi salutiamo Marion, ci dà il muro di cuori per il ritorno di Evelyn È vero, e ci auguriamo. Evelyn ci ha scritto sul gruppo Telegram, che magari non tornerà immediatamente, ma è pronta a tornare prossimamente, perché obiettivamente ci è Sì, mancata. assolutamente. Io non sono occhio di falco, Marion, ti spiego subito perché non sono occhio di falco, per il semplice motivo che col guardare lo schermo così a lungo io non vedo più un cazzo, Io praticamente. sono Per cui Iron Man. ha voglia che tirare le frecce. Voglio fare le Sì, manette. però sei l'unico che non porta gli occhiali, quindi a conti fatti. Non porto gli occhiali, ma sono anche cieca. Esatto. Vabbè, io posso fare Salutiamo. Colson, Salutiamo Maria anche Hitler, se Amy. preferite. Salutiamo anche Amy, che purtroppo stasera non ci sarà, ma ci voleva salutare, quindi ciao. Allora, ragazzi, cosa faremo questa serata bellissima, bellissima, perché siamo tutti. Dai, Giova. Oggi Story with Evolution. Story with Evolution di una donna, di una storia, che effettivamente è l'ultima del primo ciclo. Dei primi story build. Noi, se voi sapete che noi quando abbiamo fatto i primi story build abbiamo generato questo primo ciclo di ordine nel quale tutti quanti a turno abbiamo creato la nostra prima storia raccontandoci con questo format, proprio agli albori del canale. E oggi, con la live di oggi, si chiude il primo ciclo di story build che vede come ultima la storia che avevo fatto io con il disegno di Martina e basta, cioè, perché ancora non usavamo neanche il supporto. C'era Daniele Conaresti come Esatto. regia, ma Io forse basta. all'epoca ho fatto da leggi chat perché ero l'unico che poteva vederla. No, non l'avevamo letta. Gabriella, basta. Basta, è la settima, è ripetuto ovunque. Fra poco ce lo troviamo sul cartellone pubblicitario fuori casa. Io sono Iron Man, lo facciamo. Gabriella messa così. Esatto, Gabriella messa così. Non si sa Batti mai. Sono Spider-Man. le mani, A me scherzo della vita. purtroppo, grazie a Martina e allo story build della scorsa settimana, mi tocca per forza il ruolo di Capitan America, dato che mi ha fatto il culo più bello d'America, appunto. Comunque, allora, quindi, con quanto story build evolution, noi oggi abbiamo scritto ognuno di noi qualche cosa, una cosina. C'è chi l'ha scritta 15 giorni fa, chi l'ha scritta 2 giorni fa, chi l'ha scritta 2 minuti fa. Però, ragazzi, sono impegni e si sono impegni per tutti. Però la qualità non sarà da meno di sempre. Allora, Ma sei piano così con queste ottimista? Io voglio essere Sei così ottimista. Voglio essere, ottimista? del resto, il ruolo di Capitano America mi è stato assegnato per un motivo. Piano con queste insinuazioni perché io
possiamo essere sicuri di una cosa. Federica ha avuto troppo poco tempo per farsi piangere di nuovo come quella volta. Ragazzi, oggi non piange nessuno, mi dispiace, tutti a casa, la live è finita, ciao belli, ciao, ciao, ciao a tutti. In realtà ci sarà modo di piangere. Ma lo vedremo dopo, lo vedremo alla fine, non spoileriamo. Allora, possiamo oggi... dire però che questa live sarà molto importante, dovete rimanere fino alla fine. Ok, rimanete ragazzi fino alla fine, chiunque si connetta, anche dal gruppo Telegram, chi non si è connesso, la mamma, la zia, la nonna, chiamate, perché oggi è una live importante, dobbiamo fare le cose fatte bene. Abbiamo delle comunicazioni da fare. Comunicazioni da fare, però le faremo alla fine della puntata. Esatto. Per ora ci dedicheremo alla lettura dei nostri evolution creati su questa storia. E qual è questa storia? Non la ricorderete probabilmente, non la ricordavo neanche io, figuratevi. Per cui l'ho dovuta rivedere ed è c'è stato praticamente quel famoso episodio delle tre pagine di recap e io ne ho scritte sei di storybuild, per cui ho detto faccio il doppio e basta, non, non... libri, io perché il recap di tre pagine erano anche già abbastanza. Allora, di cosa parla questa storia? Lo ridiremo in maniera più o meno breve. Esatto. Negli anni 20 il nostro protagonista Eric, che è un ragazzo scavezzacollo però anche molto intelligente, bla bla bla, tipo troppo forte però anche troppo stupido, fa un guaio, combina un casino a Chicago, la città in cui vive, e viene spedito sul consiglio dello zio Archie, di suo zio Archibald, a Boston, dove prende il posto di reporter per il Daily Inquestor, che è il giornale del paese. Lì le indagini lo portano ad indagare su un certo Aurelio Sotogawa, un italo-giapponese che ha fatto fortuna in America inventando un farmaco per la sepsi. Queste indagini, fra una cosa e l'altra, portano alla riscoperta di diversi altarini e secondi fini, insomma, di ognuno dei partecipanti della storia, in quanto in realtà Aurelio Sotogawa è seguace di una donna in particolare che è l'incarnazione del dio cinese Shen sulla Terra, ovvero l'incarnazione della medicina stessa. Suo zio, Archibald, è un esponente di spicco dei Cavalieri di San Giorgio, un culto che si oppone ormai da quasi 2000 anni al culto di Shen, quindi sono queste due fazioni opposte, e Aurelius crede di essere l'erede definitivo del potere di Shen, quando invece, molto, molto banalmente, sarà Eric, il nostro protagonista, a dimostrarsi il ramo della discendenza di Shen e quindi a dover essere l'ereditiero del potere. Alla fine questo potere, toccami cicco, cicco come tocca, l'erba del vicino è sempre più verde, non se lo prende nessuno, 3 su 4 dei fronti muoiono, e nessuno ha scritto quelle parti, perché non c'è niente di triste, è solo brutto. Cioè, la gente alla fine muore male. Che tu lo... Allora, perché nessuno... No, ma tra l'altro, se avessimo dovuto scriverlo, sarebbe stato 5 pagine di morti. Uno sì, di mila, sì, uno perché messo all'altro. Aurelius doveva fare il rituale per farsi passare il potere, si sventra con la lancia, però non gli si attiva niente e quindi muore così. Quella si taglia la testa e muore con la gola troncata. L'altro si beve il sangue, però non è pronto per il potere, quindi gli brucia dall'interno e impazzisce. Cioè, capì? Non c'è niente neanche di triste. È solo orrendo, è solo violento. For no reason, così, perché l'ho fatta io la storia, lo so come era. Ho attivato l'audio solo per ridere in silenzio, così. In tutto ciò, questi saranno i nostri pezzi. Poi ci saranno dei piccoli approfondimenti che magari non so se qualcuno di voi ha inserito anche il materiale quello che avevo messo di Wikipedia nel... No, onestamente. E allora niente, non ci saranno questi piccoli approfondimenti. Ne farò uno io alla fine della mia lettura, basta così. E niente, ragazzi, questa è la storia. Se avete capito, se ricordate bene, se non ricordate bene lo stesso, perché abbiamo poco tempo, figurati se faccio un altro recap. No, si è quasi tutto. I punti salienti ci sono tutti. Adesso possiamo partire da Martina. Salve. Ok, inizio. Però la luce spettrale dal basso, però è tutt'altro che spettrale. Perdonatemi, sono sempre nel mio bunker in mezzo alle montagne. Quando la regia mi comunica via... Quando vuoi. Io...
Grazie. Un'ultima cosa, ditemi se si sente bene, se si sente tutto regolare, perché sono... Perfetto. Perfetto. Allora inizia. Un ottimo modo per iniziare questa storia è sicuramente quello di descrivere il modo in cui un bicchiere di whisky lascia colare il suo contenuto sulla faccia del giovane Sean. Sean ha la bocca ancora macchiata dal rossetto di chissà che amante, tiene gli occhi chiusi e probabilmente è intrappolato in quel limbo di sogno che non gli permetterà di azzardare il minimo movimento. Sulla mano destra tiene tre carte, un'orribile e tristissima combinazione di semi e numeri completamente sterile. La mano sinistra tiene il bicchiere che ora sta rilasciando il buon caro whisky. La bocca aperta, un leggero rivolo di saliva. Sembra morto, ma no, non lo è. E diversamente da lui, tutto quello che lo circonda è in febbrile fermentazione. Il palco è stato staccato dalla luna, o così sembra. Una porzione di roccia levigata e lucidata di tutto punto, rivestita da infinite lingue di tessuto brillante. Sul tetto, sui lampadari, sugli altri palchi più piccoli, una coltre di tende e fili luccicanti, con le luci tutte intorno. Sembra proprio che una fetta di universo si sia preso una pausa e abbia scelto quel preciso posto per riposare. Ma diversamente da quello che Sean può constatare, riposo non è la parola adatta. Tante tende a fili quanto ballerine, ricoperte da quegli abiti tutte frange. Gli occhi ormai offuscati dall'alcol, dal fumo e da tanti altri piaceri, avrebbero difficilmente distinto la graziosissima fauna da quella natura di sedie nere e tavoli dal busto sottile. La musica infuria, così come i balli, i tacchi sul parquet scivoloso, le cascate di alcol e i bicchieri che puntualmente si schiantano sul pavimento. Eric Lindison, scusate. Eric Landison tracando un ennesimo bicchiere di non sa neanche lui cosa. Il sapore è amaro, ma non così tanto da fargli credere che si tratti di veleno. E Vigile continua a ballare, a bere, a ridere. Il suo stomaco è sconvolto da rivoluzioni significative, ma neanche una goccia di bile raggiunge la sua bocca, sempre occupata di fumo. Qualcuno griderebbe buon anno! Una festa del genere può essere solo la calorosa accoglienza per un capodanno. Invece era un martedì sera, o forse un mercoledì. E non era neanche dicembre. Eric si è infiltrato in quella festa con una facilità viscida, ma del resto feste di quel genere non avevano veri e propri biglietti d'invito. Chiunque poteva entrare, consumare e divertirsi, e in casi più eccitanti, morirvi. Eric era lì con l'intenzione di indagare, scovare, scoprire i movimenti delle grandi forze italoamericane. Ma l'alcol aveva preso delicatamente tutte le sue intenzioni, né buone né cattive, e le aveva annegate sotto il litro di gin. Ora Eric si lascia trasportare da balli slogati, in quell'orchestra dionisiaca. Lui è uno strumento tra altri mille corpi che suonano e vibrano al ritmo di una musica che aveva dimenticato le note auliche dei secoli passati. Una musica di un popolo corrotto, lontano sia dal cielo che dalle profondità della terra. Fumo, frange, giri, tacco, punta, parquet, altro giro, fili e luci, attenti a quella maledetta tromba. Coriandoli, un'esplosione di luci brillanti. Urla, grida e, per favore, puoi passarmi un altro gin? Poi, come capita sempre a questo genere di feste, la luce si abbassa. Cala la notte. Il tempo di recuperare i respiri sfilacciati che strisciano lungo i cristalli in frantumi. L'ambiente viene invaso da una luce blu. Qualche faro bianco tentenna lanciando flebili richiami che si infrangono sul muro. La sala perde il suo aspetto celeste e si tuffa nelle profondità degli abissi. Altro whisky, mister? Perché no? In lontananza, un sigaro viene giustiziato su un posacenere. Fumo nel mezzo dell'oceano. Eric sta a pochi passi da Sean, che ora dorme profondamente. Il ragazzo tiene in mano un bicchiere con residui di iceberg incastrati dentro. Gli piace pensare che incastrati tra i due cubetti ci sia il famoso Titanic. Lui, un dio capace di tenere l'Atlantico tra le dita ancora macchiate di inchiostro. Qualcuno grida e ride, e lui si immerge nel silenzio ovattato che solo quelle feste sanno regalare. Ma prima di lasciare che le sue ciglia si sfiorino, i suoi occhi offuscati riescono a penetrare in fondo a quelle acque torbide per incontrare un crepaccio ancora più profondo. Un po' come con quei pesci lanterna che catturano le loro prede, ecco che la trappola si palesa. Gambe incrociate, impudenti. I suoi palpacci sono nudi e bianchi, liberi dalla prigionia delle calze scure imposte dal costume.
La sua gonna frange si separa biblicamente per permettere che quella cascata di neve possa elegantemente poggiarsi sullo sgabello del piano bar. È sola, attorno a lei un sipario di diamanti, coralli di cristallo che riflettono le loro anime opalescenti sulla parete a cassettoni poco dietro. Le sue pupille continuano quella scalata verso l'alto, anche se l'impressione è quella di precipitare sempre più a fondo, magra come la bellezza di quel nuovo decennio imponeva. Curve scalpellate duramente sotto un abito a frange nere. Le sue braccia, come le gambe, un intricato aggrovigliarsi di ghiaccio. Le sue dita, anellate una per una, diamanti purissimi, tengono con eleganza regale un bicchiere colmo fino all'orlo di un liquido rosso. Eric percorre nuovamente le sue braccia, gli sale lungo il collo. Una collana nera le squarcia la gola come la più teatrale sgozzatura. Rivoli di perle offendono, con la loro irruenza, la pallida seta del suo incarnato. Soprattutto ora che sono costretto a seguire un narratore dovrebbe capire quando arriva il momento di fermarsi. Ma anche io, lontana voce dispersa nel mezzo del nulla, davanti a immagini del genere, non posso permettermi il lusso di rimanere impassibile. Soprattutto ora che sono costretto a seguire l'indomito occhio di Eric che si sofferma sul suo volto. Quel volto. Persino il più soddisfatto dei pittori non riuscirebbe a ritrarre una così assurda perfezione. Bella? Le cose perfette non devono necessariamente essere belle. Profilo comune, oserei dire. Un naso piccolo su un volto da bambola. Ma non era armonia dei suoi caratteri a determinarne la bellezza. Era l'oscurità viva dei suoi occhi. Due pozzi artesiani che ti risucchiano nelle viscere dell'ignoto. Eric si ritira giusto in tempo, atterrando sulle labbra della donna. Il rossetto, più chiaro, dove il vino aveva deciso di creare il suo percorso. Prima che gli occhi della donna si posino su di lui, con la stessa fermezza di una mannaia, Eric deve lo sguardo e crolla sulla poltrona morbida su cui il suo corpo mortale ha deciso di cedere. La musica riprese il suo tono allegro. Altri balli, altre fanne, altre gride, ops, neanche le migliori scarpe italiane possono nulla contro i pungenti colpi di tacco del Charleston. Un'altra bomba di coriandoli riempie l'ambiente di stelle filanti. Sono sveglio. Ma è come se non ci fosse. Guarda il suo bicchiere nuovamente pieno. Gin, vodka o semplice acqua. Comunque ingolla tutto senza rendersi conto di avere anche spedito nel suo corpo una graziosissima stellina di carta luccicante. Il jazz ha ripreso a pizzicare i tendini dei presenti. Più ancora che le corde del contrabbasso. Eric tiene sotto braccio un gilet di ottima fattura. Il fiore all'occhiello pende mortalmente dal taschino. Ha perso la sua giacca, ma non si pone il minimo scrupolo a sfilarne una delle sedie di un accaldato sessantenne che sta ancora improvvisando un ballo sincopato. Eric nota con gioiosa sorpresa che il caritatevole sessantenne ha fedelmente lasciato i soldi e una tabacchiera dentro le tasche. La fortuna non finisce qui, anche un pacco di sigarette quasi vuoto. Un'ultima sigaretta. Eric la porta alle labbra con scioltissimo prestigio e l'accende accostandola a un mozzicone di candela. La sua consistenza è simile a quella cera sciolta sul tavolo, una liquida patina coperta di stelle di carta. L'aria fredda della sera lo prende a schiaffi, nulla in contrario. La notte è la sua amante preferita. Quante volte ha passeggiato sul suo corpo di strade e lampioni intermittenti. A proposito di amanti. Il palazzo in cui aveva passato la notte era un complesso edificio al centro di New York. La musica aveva contagiato anche quelli vicini. Altre case, invece, tenevano le finestre sigillate, occhi chiusi, su strade scarsamente illuminate. La ragazza si aggiusta al cerchietto, il suo grazioso caschetto biondo e leggermente scompigliato. Eric riesce quasi a sentire la consistenza tra le dita. «Buonasera», dice Eric senza scostare di un millimetro la sigaretta sospesa tra le sue labbra. «Buonasera», risponde la biondina, scuotendo allegramente le frange del suo abito. «Ti hanno già prenotata o posso chiederti un'ora di compagnia?» La biondina sorride stancamente. Tutto in lei sembra affaticato. Un corpo tenuto in piedi dall'adrenalina che i suoi clienti gli hanno lasciato dentro. Saresti il sesto della serata, dice senza troppi ghirigori la ragazza. Eric la guarda con ancora più tenacia. Il suo vestito bianco si sposa maldestramente con lo sfondo dorato delle pareti art déco che le fanno da sfondo. Eric le porge la sigaretta e una mano. La ragazza prende entrambe. Salgono le scale ridendo di nulla, o di se stessi probabilmente. Le risate sono come un pranzo a base di riso, riempiono il vuoto, ma solo momentaneamente. Non a caso le parole sembrano somigliarsi. Agnes, così dice di chiamarsi la ragazza, cerca di non inciampare.
A metà rampa si sfileta, che continua la sua ascesa verso una stanza isolata dalle altre. Eric la segue. Aprono la porta con la difficoltà di una stupida sbronza e si ritrovano in un caldo vano, al centro un letto e una grande finestra che dà su una stupenda città illuminata. «Distenditi, Agnes», gli sussurra Eric. Agnes obbedisce, saltellando al passo di un muto Charleston verso il letto. Si getta tra le coltre, facendo un fosso sul suo corpo. Allunga il collo, cerca di ritirare il sorriso dalle sue labbra. «E ora, chiudi gli occhi», le dice Eric, sfregando il naso contro la sua pancia, come si fa con i bambini che vogliono giocare. Lei ride per il solletico, poi torna seria e chiude gli occhi. «Respira», le comanda Eric, e lei inizia a respirare, cercando di non ridere. In sottofondo, il suono di una giacca che viene sfilata. «E ora», continua Eric mentre riaccende la sigaretta tra le sue labbra. L'accendino scatta e il fumo si disperde intorno alla stanza. «Prova a riposare, piccola». Agnes si tira su colta di sorpresa. «Ma i soldi!» «Meglio se provi a riposare, 5 uomini sono troppi anche per le mie fantasie». «Non capisco, sembravi preso!» E si rabbuia. La sua solare espressione le tramonta sul broncio. «Non voglio sembrarti scontroso, voglio farti un favore». Eric butta fuori una densa nuvola di fumo, poi sorseggia e resta annacquato di un drink di cui non ricorda più il sapore. «Trovi i soldi nelle mie giacche, tutti tuoi». La ragazza si avvicina, li circonda le spalle. «Non ti piaccio, forse?» piagnucola sulla sua spalla. «Poderne siete tutti uguali. Anche mia madre avrebbe dovuto riposarsi, biondina». Rimangono in silenzio, i loro occhi si incontrano, forse per la prima vera volta. «Anche voi uomini siete tutti uguali? È a causa vostra che abbiamo paura di riposare». Agnes sfila la sigaretta dalla bocca di Eric e la schiaccia contro l'ebano della tastiera. «Non voglio i tuoi soldi». Eric voleva seriamente lasciarla riposare, eppure la ragazza si arpiona nella sua camicia come una bambina dispersa nell'oceano. Per una notte non sarebbe stato un uomo, ma un'ancora. Un rigido corpo di ferro, ferito da sale di milioni di oceani. Come meccanica presa di posizione, lascia che le sue mani abbandonino il tiepido vetro del bicchiere per farsi strada tra i solchi di capelli di lei. Passi superati di dita che avevano percorso con la stessa steppa bionda. L'ancora affonda di nuovo nell'oceano e crolla giù verso un crepaccio di luce. Sipario di cristallo, frange nere, scie di neve, dita di diamante, labbra scure, occhi vuoti. Eric riesce a visualizzare mentalmente la bocca di quella lei del piano bar, che sorseggia il liquore rosso. Riesce a percepirne il bruciore in gola e il retrogusto metallico. Il tragitto che dalla lingua conduce all'esofago è giù, verso una discesa vertiginosa nel profondo di quel buio indescrivibile. Nella penombra qualcuno ansima. Un solo sospiro soddisfatto, come quello di chi riesce a dissetarsi dopo una lunga arsura. Eric chiude gli occhi, mentre la notte è più scura. Pose i suoi occhi su di lui. Fine. Faccio un piccolo appunto, mi dovete perdonare. In realtà io ho scritto New York, ma la storia è ambientata a Chicago. Purtroppo c'è stato un piccolo problema di PDF. Ho mandato un PDF sbagliato invece di quello corretto. Comunque, per rendere diciamo tutto un po' più corretto, la storia è ambientata a Chicago e non a New York. Perdonatemi. No, è giusto dirlo, fa piacere dirlo. Intanto, è giusto dirlo, ma... Intanto Fede, lascio a te l'onore di... Sì, me ne occupo io. Grazie. Ah, intanto salutiamo... Cioè, puoi salutarlo. Sì, ciao Edo. Ciao Edo. Ringraziamo... Ciao Edo, grazie di esserti abbonato. Si è abbonato con Prime, adesso è Fede sotto, rimane... Sotto totalmente spontaneo. E senza alcuna pressione psicologica. Bravo Edo e brava Fede. Edo, se c'è da fare pressione psicologica su tutta la tua famiglia, falla. Cioè, noi non ci poniamo. Eh sì, infatti, cioè, non ci offendiamo, capito? Tutti, proprio tutti. Pure tutti. Quelli che stanno, pure la parte bolognese. Anche il cane. Esatto, pure la parte bolognese, tutti proprio. Questo è come si trattano gli amici. Tipo, grazie Edo, poi obbliga la tua famiglia a abbonarsi tu. Esatto, ovviamente, assolutamente. Ma come intanto io sto mandando. Che sia. Allora, abbiamo visto Eric alle prese con che una... la mondanità americana degli anni 20.
Sì, con una testa. Per il periodo di lettura mi sono sentito il re Giorgio di Hamilton, perché proprio vedevo che volavano territori. Cioè proprio ero così di... E volavano scudi. Mamma mia, no, ragazzi. Forse quelli no. Anzio blu! No. Vabbè ragazzi, no, non dobbiamo smetterla di citare Hamilton. Sì, è vero, dovremmo darci un contegno. Finisce, è vero, dovreste darmi un contegno. Allora, allora Martina ci ha regalato un bello spaccato della società americana e ci ha introdotto questo personaggio Eric che nel fior fiore della sua giovinezza è nel fior fiore del periodo più cazzone della sua vita. Si imbuca e si diverte alle feste con la scusa di sto indagando sulle associazioni, sui traffici italo-americani. E poi in realtà si imbuca con le spogliarelliste. Onestissimo. Attività oneste, dove trovarle? Assolutamente. Tra l'altro fa una scena che io quello di Martina è l'unico PDF che ho avuto modo di leggere. Anche perché è l'unica che l'ha mandato a parte me. Quindi... Sì, io serio oggi. No, vabbè, tranquillo. Vabbè, a questo giro siamo tutti molto, come si dice, buona così. Buona la prima. Sì, ragazzi, tutti one take a sto giro, se vengono bene perché tipo ormai siamo troppo pro e quindi facciamo le cose one take. Sì, ormai siamo troppo pro e ci leggiamo comunque la mente vicendevolmente e quindi non ci serve neanche leggerli in anticipo. Allora, io lo dico qua chiaramente, dovete portare via Gabriella, dovete portare Gabriella lontano da me per qualche giorno. Perché siamo stati un po' troppo a contatto insieme, nel senso che abbiamo passato tipo l'intera giornata di sabato, di domenica e di ieri insieme. E nella giornata di ieri è successo più di una volta che lei completasse le mie frasi, che io completassi le sue, quindi dobbiamo cominciare. Raga, ma ti disintossicare. No, ma io voglio bene a Gabriella e passerei con lei tutti i pomeriggi, ma anche perché stiamo facendo una cosa che qui non lo possiamo dire, ma è tipo la cosa più bella della storia. E Gabriele è contento. Intanto la leggiamo Marion che dice scusate, ma Danica la maglia della ribellione non lo nota nessuno. In realtà non è la maglia della ribellione, è la maglia col simbolo della Nuova Repubblica, però siamo lì, ci sta. Volevo fare notare che oltre a essere uno che si imbuca alle feste e che fa tutte queste cose carine, Eric è anche uno che si è rubato una giacca di un vecchio sessantenne, l'ha trovata piena di soldi, e ha fatto pure lo splendido con la spogliarellista dicendo qua ci sono i miei soldi, fai quello che vuoi, ma non sono tuoi. Ti ringrazio Daniele. Allora, per live io mi sono sentita un attimino per parlare con Gabriella di cose differenti dalla live. Ha detto spero che qualcuno si renda conto che Eric ha fatto effettivamente questo gesto, sì, da splendido. Sì, ha voglia. Quello ha fatto lo splendido. Ha fatto lo splendido con i soldi degli altri. Ha fatto qualcosa che non si può dire su Twitch con il portafogli. Fatto degli altri. Hai esattamente fatto questo. Eric è contento, dai che forte sto Enrico. Enrico bello, Enrico di mamma. Non si fanno. Certo. Mariol. Comunque, abbiamo quindi un contorno, una bella prima dipinta, prime pennellate di questo, che comunque voi potete vedere Eric nella sua bellezza, tipo qui, non mi so più indicare, qui. Perché sì, ho messo il suo faccione al centro della grafica della... Però io, Dani, penso di vederti tipo in basso a sinistra, perciò stai indicando la... No, io mi... Non lo so, ragazzi, qua questo per voi dovrebbe essere il centro, io non so neanche indicare perché sì, non so la prospettiva. Sì, lì è il centro. Non, raga, ho difficoltà, anche perché io in tutto questo ho specchiato la webcam, ci ho fatto un casino. Comunque. Definiva! CCOMI3. Fa parte del momento di me. Benvenuta, Federica. Allora, passiamo a leggere il mio? O qualcuno ha qualche altro appunto da fare sullo splendido lavoro di Martina? Sullo splendido Enrico? No, vogliamo leggere anche la tua interpretazione di questo baldo, giovine,
che a quanto pare conduce una vita così retta e ritirata. Onesto, onesta, onesto. Onesta. Va bene. Allora, ragazzi, metto la musica ed ecco a voi la mia interpretazione di questo Pirla. Pirla nella maniera positiva del termine. No, no, Pirla, Pirla, va bene Pirla, tranquilla. Ok, la musica c'è, voi non la sentite, ma fidate che c'è un bel jazz classico. Classico degli anni 20, questo proprio quello degli anni 20. Chicago, 1919. Le notti nel sud della città non erano mai silenziose e solitarie. Erano gli anni d'oro della Chicago Outfit, organizzazione criminale di stampo mafioso, fondata qualche anno prima da Giacomo Colosimo. Nei primi anni della sua esistenza, la Chicago Outfit, o semplicemente Outfit come la chiamavano ormai tutti, non aveva destato troppo interesse. I ragazzi di Colosimo si erano occupati principalmente di piccoli furti, racket nei quartieri più malfamati e un paio di rapine. Ma poi era cambiato tutto. Erano arrivati parenti dalla Sicilia e avevano portato una nuova mentalità. Chicago sarebbe diventata il loro territorio di caccia, il loro dominio. Ad Eric Liddinson tutto questo non gliene è mai fregato davvero niente. Eric è un ragazzotto affascinante, di buona famiglia, non una di quelle ricche, ma di quelle che si impegnavano sempre per migliorare la società. Spigliato e di bell'aspetto, è uno di quei classici ragazzi che dalla vita hanno avuto sempre tutto quello che volevano con un solo schiocco di dita. Non c'era ragazza che potesse resistergli. O questo almeno era quello che gli piaceva pensare o dire in giro. Nonostante la sua apparente superficialità nell'affrontare la sua vita, Eric non era del tutto uno sprovveduto. Aveva studiato nelle migliori scuole di Chicago e aveva studiato poi giornalismo al college. Gli piaceva scrivere, raccontare storie, scoprire i più piccoli dettagli della vita della gente semplicemente parlando con loro. Stava anche facendo i suoi primi passi come reporter per un giornale locale per allenare quello che lui chiamava il suo sesto senso. Sin da bambino aveva questa innata capacità di capire quando qualcuno gli mentiva, era più forte di lui. Poteva persino sentire l'odore delle bugie quando venivano proferite. Più era grande la menzogna, più sapeva di marcio. Questa sua abilità gli permetteva di scavare a fondo nei casi che seguiva e gli garantiva degli scoop che nessun altro giornalista avrebbe mai potuto trovare. Eric era comunque un bravo ragazzo, non si sarebbe mai approfittato del suo potere per carpire verità scomode alla gente solo per poter scrivere un pezzo migliore. Aveva una sua dignità e una sua etica sul lavoro. Dove la dignità e l'etica in genere venivano meno era quando si trattava di ragazze e soldi. Soprattutto quando si trattava di belle ragazze e di soldi facili. Il suo bell'aspetto gli garantiva di per sé un certo appeal nei confronti del genere femminile. È il modo più smaliziato di vestire e comportarsi delle donne, che tanto stava diventando di moda in quegli anni, non aiutava di certo gli ormoni di un giovane uomo a stare al suo posto. Il giovane aveva preso l'abitudine, come mezza popolazione di Chicago, di fare visita ai bar sotto casa durante le ore dopo il lavoro. I bar americani di quegli anni erano un tripudio di alcol, uomini che avevano trovato la fortuna nel periodo subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la musica jazz, che si andava affermando non solo come musica nera, ma come musica per tutti, da ballare in compagnia, e donne. Il club dove si sarebbe divertito a passare la sua serata, quella notte, si chiamava Four Daces, di proprietà dello stesso Colosimo che controllava la criminalità della zona. Il Four Daces non era un club qualsiasi, era un bar, certo, uno dei peggiori di Chicago, ma era anche una bisca e un discreto bordello. Eric non aveva bisogno di pagare per un certo tipo di compagnia, ma lo stipendio da apprendista reporter non gli garantiva il tenore di vita di cui aveva bisogno, per cui di tanto in tanto si divertiva a fare qualche partita a poker con gli avventori dei pub. C'erano giochi d'azzardo più remunerativi, ma erano basati tutti quasi esclusivamente sulla fortuna. Il poker aveva quella componente di bluff che con lui non avrebbe mai funzionato. Si era seduto al tavolo dopo essersi accertato che nessuno dei giocatori fosse già stato sconfitto da lui in passato. Gli uomini a cui aveva tolto tutti i soldi dalle tasche raramente avevano voglia di ripetere l'esperienza. I suoi avversari di quella sera erano un paio di uomini di mezza età, italo-americani se avesse dovuto indovinare a caso la loro provenienza, e probabilmente affiliati alla famiglia di Big Jim, questo è il soprannome del proprietario del locale. Di fronte a lui, a spezzare la monotonia di quel rotondo tavolo verde, una bellissima donna con capelli ricci biondi,
occhi così chiari da poter essere paragonati a fari nella notte, trucco raffinato, niente a che vedere con quello delle prostitute che passeggiavano nel locale a caccia di possibili clienti. Eric non riusciva a inquadrarla, ma un rapido scambio di sguardi ammiccanti fece capire al ragazzo che forse, oltre che con un bel gruzzoletto, quella sera sarebbe tornato a casa in dolce compagnia. La partita andò avanti per un paio d'ore. Eric sapeva benissimo come e quando usare le sue capacità. Inutile vincere le prime mani e fare stufare in fretta i suoi avversari. Piuttosto, avrebbe prima perso qualche centinaio di dollari. Avrebbe fatto bere un paio di drink ai suoi compagni di tavolo facendogli perdere la concentrazione e solo alla fine li avrebbe spennati. «Che lavoro ha detto che fa, signor Livingston?» chiese la donna intervallando una parola e l'altra con rapidi tiri di sigaretta. Una di quelle lunghe, aromatizzate. Una di quelle che nessun uomo avrebbe mai fumato in pubblico. «Non l'ho detto, Miss Anderson», rispose lui sorseggiando il suo bicchiere di scotch. «Studio per diventare un giornalista». «E come mai non è a caccia di qualche notizia in una città movimentata come Chicago?» Lo sguardo di lei non si poggiava sulle carte già da un po'. Era fisso, negli occhi di lui. «Perché è di giorno che faccio quel tipo di caccia, Miss. Di notte le mie prede diventano altre». Dopo aver detto quella semplice ma efficace frase, il giovane diede un'occhiata ai suoi avversari prima di mettere sul tavolo il suo V8. «Finalmente un po' di fortuna anche da questo lato del tavolo, signori». Allargando le braccia portò davanti a sé tutte le banconote scommesse e poste al centro del tavolo. «Lei invece, Miss, di che si occupa?» «Io mi diverto. Finché qualcuno paga per me, ovviamente». La risposta era enigmatica come tutta la sua figura. «Chi è che pagava per lei? Un paparino ricco che aveva viziato la figlia e che ormai aveva perso il controllo del suo conto in banca? O un marito altrettanto facoltoso che non si preoccupava troppo di come i suoi soldi finissero sperperati?» La partita andava avanti e mano dopo mano Eric vinceva sempre un po' di più e ogni vittoria si intensificavano anche gli sguardi tra lui e la donna misteriosa, fino a quando arrivò il momento di concludere i giochi. Ultimo giro di carte. La mano di Eric è pessima. Ha una sola coppia di regine e nemmeno cambiare un paio di carte è servito a risollevare la sua sorte. Lo sguardo gira puntando dritto su uno degli avversari. «Stasera torni a casa in mutande, ragazzino», bofoncò l'uomo alla sua destra, sistemando le carte in modo da formare chissà quale giocata vincente. Mentiva. «Non sarebbe la prima volta, ma in genere è quando torno a casa senza che mi sono divertito di più», rispose Eric inarcando un sopracciglio con fare malizioso verso la donna di fronte a lui. Miss Anderson non si fece scalfire dallo sguardo ammaliante, prese un paio di banconote e le mise sul piatto insieme a quelle di tutti gli altri. «Sono curiosa di sapere con quali soldi pagherai i debiti in caso di sfortuna». «Nessun odore particolare, nessun pizzico al naso. Miss Anderson potrebbe essere un problema». «Spero di non doverlo scoprire stasera, Miss». Toccava all'ultimo al tavolo fare la sua puntata, attimi di esitazione prima di poggiare le carte degli altri e accettare la sfida dell'ultimo giro di carte. «Con questa ci ridarai tutto quello che hai vinto, con gli interessi anche». Bleffa anche lui. La partita è tra Eric e Miss Anderson. Le carte vengono girate una alla volta. Alcuni astanti nel locale avevano addirittura interrotto le loro attività per poter osservare meglio quello che stava accadendo al tavolo principale. Accadde tutto in fretta. Nemmeno Eric potrebbe raccontare per filo e per segno cosa gli era girato per la mente, ma Miss Anderson lo aveva battuto. Aveva un tris. Un misero tris di due, ma utile a battere la sua coppia di regine. Eric aveva preso bene la sconfitta. Si era alzato, dopo aver svuotato le tasche sul tavolo, intimato dai due uomini a consegnare ogni singolo centesimo, e poi si era avvicinato a Miss Anderson. Il resto, mutande incluse, sarò lieto di consegnarlo a lei di persona più tardi. Le aveva sussurrato all'orecchio prima di prendere tra le dita il mento di lei e baciarla a stampo. Non l'avesse mai fatto. L'irruenza con la quale i due uomini si alzarono dalle loro sedie aveva quasi scaraventato il tavolo per terra. Le carte ormai erano sparse sul pavimento e le mani dei due mafiosi stavano chiaramente cercando le loro armi, maldestramente nascoste nelle tasche interne delle loro giacche. Eric ebbe pochi secondi prima di capire di aver fatto una gran cazzata. Non restò nel locale a scoprire se lo avrebbero colpito prima lo schiaffo di Miss Anderson o i proiettili delle armi da fuoco delle sue guardie del corpo. Prese al volo la manciata di banconote e schizzò di corsa verso l'uscita del locale.
Per sua fortuna c'era troppo casino perché lui si mettesse a sparare all'interno del club. E, ancora per la stessa sua fortuna menzionata prima, i suoi inseguitori erano abbastanza più grossi e lenti di lui per poter destreggiarsi agilmente tra i presenti. Fu fuori dal Four Daces in pochi secondi. Poi, dritto tra i vicoli, nella speranza di riuscire a tornare a casa sano e salvo. Probabilmente era arrivato il momento di cambiare aria per un po'. Avrebbe chiamato lo zio Archie a Boston. Magari lui, con i suoi agganci, avrebbe potuto fare qualcosa. Pronto, John? La voce di Archibald, zio dal lato materno di Eric, era calma, serena. La voce di chi aveva da raccontare solo buone notizie. Dimmi, Archie, tutto bene? Il signor Torrio, nipote di Big Jim, rispose al telefono personalmente. Poteva sembrare una chiamata tra amici, ma sotto sotto si trattava sempre di affari, quando dall'altro lato del telefono si trovava quello stronzo di Archibald. Più che bene, volevo ringraziarti per tutto il teatrino di ieri sera al locale. La tua pollastra ha fatto davvero uno splendido lavoro. Seguì una fragorosa risata da parte di entrambi. Minchia, Archie, dovevi vedere le facce dei picciotti. Se non fosse stato tutto organizzato, tuo nipote sarebbe già a fare compagnia ai pesci. Tranquillo, John, mi serviva solo spronarlo e dargli un motivo per farlo venire qui da me a Boston. Affari di famiglia. Archibald abbassò leggermente il tono di voce in modo da non poter essere sentito da chi gli stava attorno. Per te questo è altro. Ognuno ha i propri guai con la famiglia. A proposito di famiglia, disse Archie praticamente bisbigliando alla cornetta, hai il nostro appoggio per la questione di tuo zio Big Jim. Grazie. Prenderò il suo posto nel giro di qualche giorno. Non ci sarà bisogno di fare del vostro intervento, ma fa piacere sapere di avere degli amici dall'altra parte del paese. Sempre per te. Piuttosto, dato che probabilmente ti servirà un nuovo barista per il locale, c'è un ragazzotto che potrebbe interessarti. Sta facendo parlare di sé qualcuno del giro giù a Yale. Si chiama Alphonse Capone, ma gli amici lo chiamano Al. Alphonse Capone, detto Al. Mi informerò sicuramente, disse Johnny Torrio, senza sapere che quella telefonata, quel singolo nome consigliato per puro caso, avrebbe dato vita alle vicende di uno dei più famosi gangster di sempre. Ma questa è un'altra storia. Archibald e Torrio chiusero la telefonata. Ognuno dei due interessato ai suoi sporchi e segreti affari di famiglia. Ognuno dei due pronto a indossare la propria maschera da buon uomo. Ognuno dei due pronto a sacrificare il sangue del proprio sangue per i propri scopi. Oh, bello. Dire. Ho tre appunti da fare su questa cosa. La prima è Mingarci, ragazzi. Scusate, ma era chiamato. Ragazzi, Johnny Torrio è un italo-americano e non potevo non farlo con l'accento siciliano. Giusto. Ma tu l'hai visto Rock and Roll? No. E c'è praticamente Mark Strong, Dio benedica Mark Strong perché è veramente un bellissimo attore. Merlino! Esatto. Che sostanzialmente fa il gangster e si chiama Archie, anche lì. E c'è una famosa scena, me la farò vedere, me la manderò anche sul gruppo Telegram degli Abbonati, dopo, che Archie dagli una sberla. Quindi sarà un'esperienza a parte per chi conosce questo film. Comunque, due cose carine. Una la dici tu, quella sui nomi? Allora sì, la dico subito. Tutti i nomi e gli avvenimenti che ho fatto, a parte quello di Archibald ed Eric, sono tutti nomi reali, nel senso che effettivamente la Chicago Outfit è davvero l'organizzazione mafiosa fondata da Giacomo Colosimo, che era proprietario del bar Four Deuces, e che era zio di Johnny Torrio, che è il mafioso che Archibald chiama alla fine della... E che intanto un Marion ha dato 5 euro per il ventilatorino di ferro. Grazie! 5 euro per il ventilatore di ferro. Grazie Marion. Grazie. Johnny Torrio lavorava per suo zio, ma si accorse a un certo punto che la mentalità di criminale di vecchio stampo dello zio non andava più bene, grazie all'aiuto dei cugini della Sicilia, realmente arrivati a Chicago in quegli anni, fece uccidere
fece uccidere suo zio proprio da alcuni criminali di Yale. E questi criminali di Yale, avendo già sentito a Yale stesso che c'era questo ragazzo che era barista, che era di umili origini, perché Al Capone è figlio di un barbiere e di una cameriera, ma aveva atteggiamenti molto utili, fece chiamare Al Capone al proprio bar, il Forgesis, dove Al Capone comincia la sua carriera da criminale. Poi sostituì, tra molte virgolette, Johnny Torrio a capo dello staff del bar, del Forgesis, e cominciò lì la sua carriera, che poi dalla metà degli anni 20 in poi diciamo, Lo incoronò. vede come Incoronò principale. appunto come nemico pubblico numero uno americano. Quindi tutto quello che io ho raccontato della mafia di Chicago è realmente andata così, tranne la telefonata di Archie, però dico quello. Altra cosa canon che si può dire, questa cosa che io ho fatto una battuta, una JoJo reference in chat, che fa se è l'odore delle bugie allora va bene, perché se era il sapore delle bugie allora era bucciarati. Esatto, non leccava la Esatto, gente lui non lui. leccava la gente. Però il fatto che riesca a percepire la menzogna è una cosa canon che non abbiamo detto nel recap. Eric ha questa, ognuno ha dei rami diversi del potere di Shen, dei discendenti. Eric ha questa cosa di capire in qualche maniera cosa dice o cosa sta provando in quel momento il cuore di una persona. Per cui anche sentire l'odore, ci potrebbe stare pure, secondo me, la questione del sapore, cioè secondo me pure leccando le persone lo può capire, Sì, ma ma penso che non abbia mai provato da questo punto di vista. Cioè. Manco io, però c'è, cioè, però c'è Gabriella che guarda interrogativo, vuol dire che non ha mai visto la scena di Bucciarati che Che lecca il lecca la culo. gente sugli autobus, ma Esatto. poi rimedieremo. Comunque, ragazzi, questa cosa è canon, cioè Eric può capire rimedieremo. Ha se le questa capacità, persone ha questa capacità. mentono o dicono la verità. Poi nella mia interpretazione sentiva l'odore, però. No, però Niente in di generale era strano giusto. che effettivamente questa capacità ce l'ha, e poi qualcun altro potrebbe averla Tra descritta. Vai, Marti. l'altro, una cosa assurda, e questo non avevo notato, perché come ha detto Daniele non sono arrivate questa volta i PDF li leggeremo veramente online. Io non ne sapevo niente di questa cosa, o almeno forse mi era sfuggito. Però quasi inconsapevolmente, proprio la magia del gruppo, non so come definirla, la scena quella con la mia biondina che si sente stanca, faticata e cose di questo genere, mi sembra quasi, diciamo, come se ci fossimo messi d'accordo. Questa cosa mi fa parecchio impazzire. Cioè, la Sì, ma magia ci del sta. gruppo si è avverata di nuovo. Quindi. Esatto. Ok, Abbiamo va parlato, bene, sì, poi l'abbiamo usata tutta. Enrico sa leggere le persone, cioè, Enrico lui sa secondo me leggere è le persone. giornalista, Ma non secondo me è giocava a anche molto poker. carina come cosa, che è una cosa che abbiamo fatto più o meno tutti gli story build che avevano a che fare con un periodo storico ben preciso. È molto bello quando, anche se è un'ambientazione fantasy, ci siano o comunque, diciamo, non effettivamente storico, ci siano comunque dei richiami agli anni 20 come li conosciamo noi, che ce lo rende quasi più non più coerente, però anche più vicino, Più più vicino, più simpatica vivo, come. sì. Ma anche proprio Assolutamente. più presente come storia, Sì, per modo di dire. assolutamente sì. Io ho Quello. scelto di lavorare su questa cosa della famiglia mafiosa e sulla Chicago Outfit apposta perché, a parte che era una cosa che mi affascinava da morire. E l'ho voluto inserire poi per dare questo tocco di realtà e di spessore a Eric, che se lo meritava. Esatto. Adesso Anche perché. dovrebbe andare Giovanni. Vado io? Vado io, Giovanni, allora facciamo un piccolo va brief di lei, salto nel vuoto, salto dimmi nel quando ti vuoto. devo mettere la musica, cioè se vuoi fare una premessa senza musica e poi No, io leggi. faccio intanto un piccolo di quello che è successo nel frattempo. Siamo al momento in cui Eric viene mandato a Boston e quindi va a lavorare per il Daily Inquest sotto raccomandazione dello zio, che è lo zio d'America, ma perché loro sono in America, non è lo zio d'America che viene dall'America, no, è lo zio d'America, punto.
E quindi comincia a lavorare per l'Inquestor, che ha un'ottima reputazione a Boston, è il principale giornale di Boston. Uno tra i primi articoli che gli viene affidato è un articolo piuttosto importante, uno dei più importanti, perché si parla di intervistare per l'appunto Edogawa, che ha trovato questo farmaco sulla sepsi, e Edogawa gli viene descritto come un uomo parecchio elegante, difficile da avvicinare, difficile comunque da averci a che fare, cioè come uomo, insomma, molto posato, molto elegante, molto ascetico, come l'abbiamo descritto durante la live. Il prossimo brano vedrà l'incontro di Eric con Edogawa. Quindi, quando vuoi, Dani, mi dici e io vado. Ok. Signor Livingston? Sì, sono io. Prego, il signor Edogawa è pronto a riceverla. Eric si alzò dalla poltrona di velluto, annuendo brevemente e schiacciando il mozzicone di sigaretta nel posacenere del tavolo. Raccolse la borsa, voltandosi verso la presunta segretaria per dirsi volesse. Era stato accolto dalla grande magione di stampo ottocentesco che, lì a Boston, faceva da studio e abitazione privata del rinomato Aurelius Edogawa, medico brillante di una qualche nazionalità orientale, indistinguibili per loro stessa natura. Da ben mezz'ora, ormai, aspettava nell'elegante salottino d'entrata, seduto comodamente su una poltrona di velluto, a fumare una sigaretta dopo l'altra, annotando di volta in volta alcuni aspetti interessanti della sala nel tappeto. Non c'erano dubbi sulla fortuna accumulata dall'orientale. Sfarzi e finiture di pregio adornavano il palazzo, quadri di un'antichità perdute e maestose erano appesi con noncuranza alle pareti, creando un'atmosfera quasi eterea alla luce ramata del tramonto. Salvo per alcuni elementi di cultura tipicamente orientale, totalmente fuori luogo, che inquinavano il resto della fine architettura. Si accinse a seguire la donna. Era parecchio piacevole ad una seconda occhiata. Parla davvero bene la nostra lingua. La donna sorrise, avanzando lungo il corridoio riccamente decorato. La cosa la sorprende? Beh, notevole. Si accese un'altra sigaretta mentre camminavano, sbuffando del fumo azzurrino dalle labbra. La donna, per tutta risposta, si portò una mano alla bocca, coprendo elegantemente una risatina acuta e appena abbozzata. Sono cresciuta in Wyoming. Mio nonno lavorò alla ferrovia. Ah, beh, deglutì, assorbendo la magra figura sulle spalle. Beh, parla davvero bene la nostra lingua, per essere del Wyoming. La donna sorrise ancora, un sorriso finto e accondiscendente. Avrebbe dovuto far più attenzione alle parole. Gli orientali in America generalmente erano immigrati da pochi anni, gente che aveva attraversato il Pacifico su vaporiere enormi che si era imbucata nei vagoni cargo che trasportavano le spezie dall'India o dalla Cina. Alcuni però erano ancora al retaggio degli innumerevoli schiavi utilizzati nella ferrovia transcontinentale, figli del sangue delle rotaie, considerando quanti di loro non avevano goduto di una vita lunga e felice. Ovviamente poco male, la situazione poteva farsi molto spinosa visto il temperamento delle popolazioni del Trecento, e se fosse trattato di un uomo l'ostilità sarebbe stata subito manifesta. Ma la segretaria non sembrava avere intenzione di esporsi in risposte taglienti, probabilmente per non mettere in imbarazzo il padrone di casa. Quasi sbatté il muso contro la porta di quercia. Noi ci dissociamo dal maschilismo, ma gli anni venti erano maschilisti. La donna si fermò, facendo un profondo inchino davanti a lui. Siamo arrivati, Doso. Dopodiché, mantenendo la maschera di quel sorriso, girò i tacchi e si allontanò lungo il corridoio, lasciandolo di fronte al portone, aspettandosi che lui facesse il resto. Eric fece le spallucce, ciccando sul vaso antistante la porta e allungando la mano verso il battente di ottone modellato a forma di un'unica. Batté 2 volte e la risposta non si fece attendere. Aprì la porta. Ciu, quanta bella roba! La sala era assolutamente maestosa. Dall'ingresso al lato opposto vi era una distanza di almeno 8 metri, doveva essere larga almeno 6 per far spazio ai innumerevoli angoli messi inseriti. Le pareti erano adornate di una carta dai toni vermigli, conferendo un'atmosfera calda all'ambiente, accentuata dai toni aranciati del tramonto che filtravano dai finestroni posti sul lato opposto della sala. Vicino all'ingresso, un angolo si componeva di 2 divanetti e una poltrona, intorno ad un tavolino basso con scacchiere e un pianoforte. Un paio di alte librerie adornavano le pareti stando una di rimpetto all'altra, circondandosi a destra e sinistra di vasi dai motivi orientali e piante esotiche. Altri ripiani e scrivanie, compresi ognuno di vetrinette apposite, si avvicendavano lungo le pareti,
ognuno probabilmente adibito ad una sezione diversa dello studio. Era un incredibile miscuglio di culture e strumenti, da provette da laboratorio a cancellerie, con libri di ogni genere a far da contorno ad ognuno di essi. Quello studio era lo spaccato di una mente esuberante e vivace, una mente che aveva bisogno di tenere tutto a portata di mano, in attesa dell'intuizione brillante. Per quanto incredibile allo stesso modo fosse pensare ad una mente così viva e piena di interessi da necessitare di quell'imbastimento così monumentale. Quello, oppure la necessità di condurre buona parte delle ricerche in un ambiente privato e lontano da altri discreti. Buonasera. Spostò lo sguardo al centro dello studio. Stagliata contro i finestroni, la silhouette dell'uomo proiettava una lunga ombra sulla scrivania centrale, più larga e solida degli altri due ripiani. Vi erano due poltrone sul lato antistante la seduta principale. La figura di Aurelio Sedogawa, fino a quel momento immobile, si girò esibendo un sorriso cordiale, altro sorriso finto che ormai Eric non riusciva quasi più a tollerare. Si mosse in avanti prima di ricevere l'invito verbale da parte dell'orientale, avvicinandosi a una delle sedie dall'altro capo della scrivania. «Prego, si accomodi». Il tonfo arrivò sul velluto prima della fine della parola. Eric era seduto, non stava guardando il suo ospite, dedicandosi a svogliare il tappino degli appunti di cuore. Edokawa rimase un secondo ad osservarlo sul petto, stringendo se possibile ancora di più gli occhi a mandorla in uno sguardo di disapprovazione, prima di abbassare gli occhi e prendere posto anche lui. Vedo che lei appartiene a quella cerchia di americani che ritiene proprio qualunque territorio calpestro. Eric sorrise sornione, sfogliando il tappeto, dopodiché sollevò gli occhi. Beh, sì. Ha ragione, mi deve scusare, sono Eric Livingston, piacere. Allungò la mano sopra la scrivania, in maniera rude e sgraziata, ed Ogawa aspettò un po' prima di stringerla a sua volta. Aurelius Edogawa, piacere mio. Eric tirò di nuovo su col naso, mettendo la mano nel taschino e tirandone fuori la penna stilografica. Prese la sigaretta fra le dita, facendo un cenno a Edogawa, che allungò il posacenere verso di lui. Allora, l'hanno avvisato nell'intervista? Sì, sono stato avvisato. Beh, allora cominciamo. Parto con la prima domanda. Eric alzò gli occhi, bloccandosi a metà della frase nel momento in cui Edogawa metteva uno sbuffo sommesso. Vedo anche che lei, signore, sembra estranea ad ogni forma di cortesia in uso in America e non. È già stata una gentilezza permettere questo appuntamento con così poco preavviso. Non la sprechi con tale comportamento. Eric sorrise, annotando sul tappeto. Edogawa era una maschera imperturbabile, il viso glabro come il capo non lasciavano trasparire alcuna espressione al di là di quei lineamenti, decisamente troppo tirati e stesi. Eppure in quel momento aveva avuto un leggero tremore all'occhio. Era un uomo elegante, un uomo che gli avevano descritto essere signorile, di poche parole pensate, retaggio della nobiltà orientale rigida e salta nei suoi stessi pilastri. Vedere quel tremore era stata già una vittoria. Ha ragione. Mi permetta di ricominciare. Magari potremmo distendere gli animi svolgendo l'intervista di fronte a un buon bicchiere, un Ashur, e magari fumando un buon sigaro, in maniera meno formale, che ne dici? Il tono di Eric fu quanto di più cordiale potesse esibire, ma i battiti del cuore di Edogawa scattarono una seconda volta. Il giovane aveva mostrato eleganza e cordialità nell'offrirgli e offrire per sé un po' del suo liquore e dei suoi sigari. Ciononostante, Edogawa sorrise affabile, ascetico quasi, dirigendosi al piano bar alla ricerca di una bottiglia e dei sigari. Uno dei migliori sake della mia terra, in rappresentanza della cordialità di un nuovo inizio. Sake, non è disponibile nulla di qui? Temo di non poter assolvere questa richiesta. Non si preoccupi. Ci accontenteremo. Tutum. Allora cominciamo? Dosi. Il primo sbuffo di fumo di sigaro nascose il volto di Eric prima di gettarsi verso il soffitto. Signor Aurelius Edogawa, corretto? Corretto. È il suo nome di battesimo? Mushiro. Mio padre era giapponese, mia madre italiana. Il nome deriva dalla tradizione familiare materna. Certamente. Ah, mi dica, a cosa deve la sua fortuna qui in America?
Temo siamo tutti consapevoli della risposta a questa domanda. Potere di stampa e mi risponde. La mia fortuna si costruisce sulla mia prestazione medica, nonché sulla scoperta di alcuni farmaci avanguardisti. Dove ho studiato medicina? Nella mia terra, in Giappone, e poi qui in America. Laurea in quanti anni? 2. Prodigioso, devo dire, prodigioso. Se lei dice... Eric tirò un'altra boccata di sigaro per mandare giù il sorso di sé. Il liquore era straordinariamente forte, stava faticando a tenere la bada, ma il rossore sulle guance aiutava comunque a mantenere le apparenze. Il tono di Odogawa era educato, posato, sebbene non riuscisse a nascondere quell'inclinazione lievemente ostile. E mi dica, questo farmaco che ha scoperto contro la sepsi. Già, contro la sepsi. Dicevo, è stato difficile? Edogawa alzò gli occhi. Non comprendo la domanda, mi scusi. Beh, non c'era riuscito nessuno prima. È stato difficile scoprirlo o solo un colpo di fortuna? Di fortuna, scusi. Edogawa sfilò gli occhiali dal viso, sostituendosi con le dita e massaggiandosi gli occhi. Trovo che difficile sia un termine estremamente semplicistico per indicare la complessità di ricerca di questo farmaco. Trovo che il ragionamento dietro la ricerca spazi in ambienti che lei temo non sarebbe in grado di comprendere, e non mi sorprende che la medicina di questo tempo americana non sia arrivata a questo risultato. I miei colleghi non hanno colpo per deficitare l'intelletto, né a lei per le domande che rivolge, immagino. Si alzò allungando passi intorno alla scrivania e dirigendosi verso la porta. L'inquestor ha una reputazione di spicco in questa città, è per questo che ho accettato l'intervista. Ma vedo che le domande poste non aggiungono pregio a questa reputazione. Si faccia il favore di scrivere quanto riportato sulla brochure all'ingresso, per la sua carriera. La mia segretaria gliene fornirà una nella sua via per l'uscita. Eric, al suo posto, sorrise sornione, annotando qualcosa sul tappeto. Ehi, Edogawa-san! Non hai risposto alla mia domanda. Il giapponese si voltò brevemente. Innanzitutto, una precisazione. Volevo sapere se fosse stato complesso trovare il principio attivo basilare del farmaco. Parliamo di un'infezione sistemica erosiva e non specifica, che interessa organi e tessuti differenti. Quindi come stimola una guarigione così totale dell'organismo? Edogawa era una statua di ghiaccio. Eric non si era mosso dalla sala. E la domanda a cui non ha risposto, alla fine, tirò una boccata di sigaro. E come ha fatto fortuna in America? La sepsi ha un alto tasso di mortalità, ma non è infettiva, è una condizione medica successiva all'infezione, il cui tasso di incidenza è così variabile da non giustificare l'acquisto massivo del farmaco, e non c'è neanche brevetto su di esso. Nessuno sa come si compone, nessuno sa cosa c'è dentro. L'unico posto in cui lo puoi procurare è qui, con acquisti al dettaglio. Tutum, tutum. Eric si alzò, riesaminando il taccuino. Mi permetterà di trarre una conclusione, o al minimo... un'ipotesi, lei ragioni con me. Il giornalista stagliava ora la sua figura all'ultima luce del tramonto. Sbuffò del fumo del sigaro prima di adagiarlo sul posacenere. Lei è un giapponese, da pochi anni in America, e indipendentemente dal farmaco le è stato permesso il libero accesso alla facoltà di medicina, che ha superato in 2 anni. Cosa alquanto insolita, soprattutto se consideriamo il piacere degli eminenti docenti di rendere facili, giusto? Gli studi ad un uomo della sua peculiare razza. Tutum, tutum. Eppure c'è riuscito. Pur essendo addirittura figlio di un'italiana, notevole. Deve aver rivoluzionato le convinzioni di quei docenti. In sordina, sia chiaro, non c'è un solo record della sua carriera universitaria. Tutum, tutum, tutum. Poi il farmaco, proventi straordinari da una vendita al dettaglio esplosiva, ma non sufficiente a garantirsi tutto questo. Interesse nell'arte, nella tradizione e nel pasto. Solo questa scatola di sigari penso che costi quanto il mio stipendio. Se vogliamo poi parlare del tatuaggio che le sporge di mezzo millimetro dal colletto e del piacere che la sua collezione artistica prova nella rappresentazione di serpenti giganti, beh, sappiamo entrambi che associati alla cultura della vostra razza i simboli suggeriscono l'associazione a delinquere. Eric sorrise. Gli vuole parlare, quindi, della vera natura della sua fortuna? Del modo in cui ricicla denaro, si intende? Oppure vogliamo subito saltare alle voci di corridoio che vedono la sua persona sulla testa di una scia di cadaveri volontari per questo farmaco? A lei la scelta, Edogawa-san. Aveva aspettato quel momento da quando era entrato.
dal momento in cui era scenato la recita del giovanotto grezzo e privo di educazione, incapace di mantenere la decenza all'interno dello studio del mondo. Un uomo calmo, posato, ascetico, così era stato descritto. Un uomo che non lasciava trasparire nulla, a meno che non fosse portato nella condizione di farlo. Un uomo che aveva fatto del suo intelletto un pilastro e che dall'alto di quel pilastro non avrebbe visto la trappola formarsi sul terreno. Innervosirlo, provocarlo con comportamenti che l'avrebbero comunque messo su un piano di superiorità intellettiva, in maniera che sottovalutasse l'avversario verbale. La mossa incosciente della regina che si fa mangiare, lasciandosi passare per vittima di inesperienza quando si tratta di una grassa e succosa esca. Il suo cuore non mentiva assolutamente. Quel nervosismo l'avrebbe condotto ad uno scivolone, si sarebbe arrampicato sugli specchi quanto possibile, ma alla fine avrebbe straparlato. Edogao era immobile, dava le spalle ad Eric e il fronte alla porta, all'altezza del piano bar. Allungò la mano verso la scacchiera, prendendo uno dei pezzi e rigirandolo fra le dita. Tutù. Nanika, Monday de Shulka. Eric si osservò la nuca dell'uomo interrogativo, mentre questi si voltava. Scusi, non parlo il mandarino. Anche se fosse, quale sarebbe il problema? Come, scusi? Anche se ci fosse una pila di cadaveri nella cantina di questa magione, quale sarebbe il problema? Vuole davvero dirmi che crede di vivere in una nazione che si sia, ma anche solo possa, questo problema? Quale industria non si costruisce sul sangue di schiavi operai? Quale città, quale casa non sorge a suo modo su un cimitero? E per cosa poi? Per arricchire le tasche di un qualche signore del denaro, egoista e gretto, come gli uomini di questo paese? Avete costruito imperi sui cadaveri e lei mi viene a chiedere come ho fatto fortuna in questo paese, quando questa è la fortuna che accumulate voi? Il tono era calmo, le parole erano dure, taglienti. La risposta è nella maniera più difficile. Ho rivalutato le fortune della mia famiglia, le ho trasferite qui, le ho impiegate nella mia istruzione, nella costruzione dei contatti giusti. E alla fine ho fatto del mio meglio per gli altri. Non so di cosa mi voglio accusare, ragazzo, ma non ho secondi fini o occupazioni di cui parlare. Tututum. Bugiardo. Edogawa si bloccò all'intervento. Eric si era fatto serio di colpo. Il cuore di Edogawa aveva mancato un battito completo. Tutto ciò che aveva detto fino a quel momento era la pura verità, una serie di rivisitazioni della realtà se vogliamo, ma di base veritiera. Questa è una bugia. Il suo cuore non mente, e io posso vedere nel suo cuore che l'ultima frase altro non è che un patetico tentativo di fingere nobiltà d'animo. Potrebbe ingannare chiunque, ma non me. Edogawa rimase immobile. Poi sorrise. Una risata genuina si aprì dalla sua bocca, espandendosi nella sala, crescendo un po' di più, autentica e cristallina. Bokumo! Bokumo Shinzoka! Ah, Naruto! Suppongo che l'ora sia tarda, il sake le abbia fatto male alla testa. Mi perdoni per essere inalberato. Suppongo che lei scriverà un articolo sulle sensazioni del suo cuore. Eric rise a sua volta, unendosi al sorriso cordiale del giapponese. No, no, Sofia, non lo leggerebbe nessuno. Ora dobbiamo trovare le prove dei suoi illeciti e fare in modo che vengano alla luce, ma sono sicuro che c'è qualcosa. Non so cosa, ma c'è qualcosa. Edogawa si avvicinò. Ai, ai, Moshiron. Beh, le auguro la migliore fortuna nella sua ricerca e mi faccia sapere se le necessita un'altra intervista. Certo, glielo farò presente. Edogawa porse la mano sorridendo cordialmente. Eric la strinse ricambiando il sorriso. È stato un piacere. Buonanotte, signor Libinson. A lei. Eric si avviò verso la porta, accendendosi una sigaretta nella distanza che lo separava dalla scrivania alla porta stessa. Si fermò un attimo, girandosi verso la scrivania al quale aveva preso posto Edogawa. Ah, per curiosità, cosa vuol dire il serpente? Agitò mollemente una mano verso uno dei quadri cui aveva fatto riferimento prima. La raffigurazione squisitamente occidentale rappresentava una donna dal viso gentile e la pelle cara, con lunghi capelli neri che si abbandonava nuda alla scritta di un enorme serpente dai toni verdastri e stibilava sulla sua porta. Aveva un che di erotico, al tempo stesso inquietante. Oh, il serpente raffigurato è Shen, dio della medicina cinese. Anche nel mio paese è una figura molto famosa, come guida per coloro che esercitano la mia professione. Eric annuì, aprendo la porta. Per i cristiani ha una rappresentazione diversa. Il serpente
Sarebbe il diavolo, la tentazione che striscia e si insinua. Osservò Edogawa con la coda dell'occhio. Finché una donna non gli schiaccia la testa. Amen. Buonanotte, signore Edogawa. Fina. L'ho adorato, bellissimo. Bravo, bravo, bravo Giovanni. Vabbè. Ora ho capito perché oggi pomeriggio mi hai chiesto come si chiamava... Taro Yamanuchi, sì, la voce di Edogawa è gentilmente offerta da Taro Yamanuchi, però fatto in maniera che non sembri un'anima, quindi non dice Josh che combatte. Possiamo un attimo soffermarci sul fatto che questa meraviglia Giovanni l'ha scritto solo oggi, cioè ha avuto poche ore per scrivere questa cosa. Come hai fatto? Mio Dio, è bellissimo! Cioè, wow! Sono felice di non aver scritto questo pezzo, perché, allora, quello che i nostri colleghi non so, cosa divertente che è successo in questi giorni. Ragazzi, scriverò del colloquio con Edogawa, perché vorrei che qualcuno lo facesse, ma non so se qualcuno lo farà, quindi lo faccio io. E Giovanni, veramente lo scriverò io. Vabbè, allora scriverò della parola che c'è, cioè, quando Eric viene... preso il calcio in culo dagli scagnozzi, così parla con Giorgio e Federica, ma veramente quella parte la sto scrivendo io. Va bene, ragazzi, allora scriverò altro. Per adesso sono contenta e mi vergogno della cosa che non ho scritto, perché so che sarebbe stata una cosa bruttissima in confronto a quello che ha scritto Giovanni, cioè esattamente, ragazzi, quello che volevo ascoltare. Non è esattamente vero, però vi ringrazio del supporto emotivo in momento tesi, per cui siete veramente preziosi. Però ora passiamo agli argomenti importanti. Scusate, la prossima è Federica che legge. No, sì, ma nessun... Ah, la teniamo sempre per ultima, Federica. No, c'è Gabri. Allora, c'è Gabri che stava dicendo una cosa. Intanto io volevo dire che al posto, io l'unica cosa che avrei modificato... Posso dirti qual è? Vai. Che a ogni frase di Edogawa in giapponese... Cretino! Ho scritto in chat che mi aspettavo da Eric una risposta tipo nel dubbio a Soreta. Perché comunque... No, allora, vi dico che intanto mi scuso, farò una piccola parentesi, un disclaimer... Perché Eric più volte fa l'ho scritto in chat, quindi okay. Tranquillo. Quindi nel momento in cui Edogawa parlava in giapponese, che la prima frase è quella là di che problema ci sarebbe, Monda de Shoka, l'altra frase invece era praticamente il mio cuore, che gli dice Bokumo Shinzo, che vuol dire, quindi tu lo senti nel mio cuore, tale shupesh. Praticamente... Sempre lì... perché Edogawa è italo-giapponese. Sì, esatto, perché Edogawa praticamente dice nice fish, che è bello pesce, in Japanglish. In Japanglish questo brano sarebbe stato molto più divertente. Koi, some little candy! Comunque, in tutto ciò c'erano una serie, io faccio solo questo disclaimer, c'era una serie di insulti razzisti che Eric ha sicuramente pensato, perché a quel tempo che lì c'era praticamente una serie di scusa non parlo Ching Chung, scusa bro non sono ancora, io sono ancora un uomo libero, questi fatti così, che è molto cattivo. Noi ci dissociamo da queste cose, dal 1920, ragazzi, leggetevi Lovecraft senza il filtro nostro, senza noi. Che quella di Edogawa non è crudeltà, ma è fedeltà alle tradizioni. Tradizione, esatto. Americana è cultura americana. Comunque, esatto. Posso dire che l'interpretazione è stata bellissima. Ogni singolo pezzo dello story build è stato geniale. Si vede che hai pensato. Ogni frase del dialogo era messa lì proprio ed era perfetta per quel momento. E io sto ancora adorando. E ti odio un po' per non averlo mandato oggi, così potevo correggere il mio. Ragazzi, io faccio un applauso alla fantasia di Gabriella. A vedere queste cose in uno stato in realtà non assolutamente è riuscita a vederle solo lei. Ma vattene. La prossima che legge è proprio Gabri, quindi no, io direi Fede. Di fare... No, Fede. La prossima che legge è proprio Fede, come dicevamo.
Ma perché ci siamo abituati al fatto che Federica va a distruggere tutto quello che abbiamo creato in pochi momenti. No, ma questa volta mi ha detto che non lo fa. No, Questa volta io non ci credo. abbiamo un Dai, accordo Fede, scritto. vediamo come un cioccolatino svizzero può farci piangere durante questa serata. Vai. Due appunti. Il primo è, dato che questi story build questa volta è capitato che non ce li siamo mandati alla fine, nel mio ci sarà qualche piccola incongruenza con quello di Giovanni, che, diciamo, lo dico in anticipo perché si noterà, diciamo, non è stato fatto con mancanza di Ecco, diciamo che è mancata quella fase di mettersi, sì, di confronto. coerentizzazione degli story build che in genere avviene durante gli story build Evolution. Non è che Ragazzi, Giovanni ha detto no, ah. non è obbligatorio, ragazzi, comunque, stiamo sempre nell'idea che il concetto dello story build Evolution è ognuno scrive quello che gli pare, quindi è già tanto che noi, tra virgolette, stiamo facendo anche, facciamo regolarmente, e lo stiamo facendo anche stasera, non uno sforzo, però un passaggio in più, cioè quello per esempio di leggere le nostre storie in un certo ordine cronologico di quello che narriamo. Sì, esatto. Quindi ci sta che ci siano delle incongruenze, assolutamente, come poteva Anche essere l'incongruenza di Martina che ha scritto New York piuttosto che Chicago. Può essere perché. un'incongruenza, ma sono incongruenze che no, cioè, Sì. non rendono meno bello quello che hai scritto tu, quello che ha scritto Martina. In tutto questo io vi avviso soltanto, Fede, poi ti lascio partire. Tu parti, io ti metto la musica e io mi devo alzare perché non so dove è finito il telecomando del mio condizionatore, ma io ho tipo 46 gradi nella Ok, stanza. devi aspettare solo un secondo. Faccio il secondo appunto che dice esattamente che il mio story build avviene letteralmente 5 minuti dopo la fine dello story build di Giovanni. 5, contati. Ora, Quindi io c'è una Eric volta. è uscito da 5 minuti dall'ufficio di Edogawa. 5. Ah, ora che io sono attrezzata con delle nuovissime cuffie che mi sono state regalate per la laurea, posso ascoltare la musica che ho dato. Quindi al mio 3 mettiamo via così. Quando vuoi tu? 1, 2, 3. Un pugno. Un pugno. Un calcio. Un altro calcio. Un pugno. Ancora un calcio. Mi stringo le mani intorno alle palle, mi raggomitolo per terra come un verme. Un altro pugno. Un altro calcio. No, sono due. Fa male, fa malissimo. Sento di essermi rotto qualcosa. Mi domando se l'odore di incenso c'era già dentro lo studio di Ogawa, o forse era solo in quel vicolo. Mi domando anche perché quel pensiero mi venga in mente mentre mi riempiono di mazzate. Ai, fa male. Diavolo se fa male. Un pugno, un calcio, un altro calcio, un altro pugno. Ancora un calcio. Cerco di divincolarmi, ma ciò che ottengo è soltanto una goffa rappresentazione della morte del cigno. Solo che io non sono Anna Pavlova e questa volta rischio di morire veramente. Ma la domanda che più mi attanaglia, proprio perché è veramente realistico che io pensi a queste cose in una situazione simile, è: che cazzo ho fatto stavolta? Un pugno, un calcio, un altro calcio, un pugno, ancora un calcio, seguito a ruota da un classico perché sempre a me? Con automatica risposta del mio ipotalamo nel dubbio te lo sei meritato. Adesso non fanno più fatica a tirarmi su per colpirmi come un sacco. Sono a terra e la sequenza alla quale mi sono abituato abbastanza in fretta di calcio, pugno, calcio, si sostituisce in un assolo di pedate. Ogni quattro colpi tossisco, forse per ricordarmi che sono vivo o per sputare una costola. E mi chiedo se Dogawa dedicasse questo trattamento a tutti quelli che vengono a trovarlo, oppure se solo perché sono di Chicago. Che poi questo razzismo per Chicago non lo riesco mai a capire. Quando somiglio più a carne da hamburger da friggitoria di strada che giovane promessa del giornalismo americano, perché in circostanze del genere è giusto comunque rimanere umili. Mi accorgo che qualcosa è cambiato nei miei aggressori. Avendo contato circa tre paia di piedi di uomo e due paia di piedi con quell'infradito di legno che non riesco mai a capire se si trattino di donne o uomini, e non sentendoli più addosso,
Mi meraviglio di sentire ancora il rumore di rissa da vicolo. Che sta succedendo? Mi domando. Sono ancora vivo? Lo spero. Sono già morto. Non so perché, ma sento che me lo merito, anche stavolta. La mano affonda nella pozzanghera. Io scivolo e mi becco un tuffo in piena regola, con conseguente facciata sull'asfalto. Nel barlume di lucidità, prima dell'ennesimo tuffo nel fango, vedo che qualcuno sta prendendo a botte i miei aggressori. Non so nemmeno cosa stia accadendo. Che un rivolo di sputo, o forse sangue, mi cola negli occhi. Brucia, fa male. La mano corre dalla mia faccia, scansando quella patina di umori, senza permettermi di liberarmene definitivamente. Quando mi ritrovo davanti agli occhi la faccia tumefatta di uno di quegli stronzi che mi hanno preso a pugni, un barlume di speranza brilla nei miei occhi. Qualcosa sta andando finalmente dalla mia parte. L'ultima cosa che vedo è zio Archibald che si terge la fronte sudata col suo savoir-faire da inglese e si accende una pipa. Cosa cazzo succede? Mi risveglio di soprassalto, ottenendo soltanto una capocciata ad un basso controsoffitto e l'eco della mia voce impastata. Pugni, calci, cinesi, ah no, forse erano giapponesi, coreani, non lo capisco mai. Zio Archibald, biascico, sentendo gli occhi appiccicati come se avessi dormito 100 anni. Quando intorno a me non vedo altro che suppellettili religiose miste a pareti di cemento, mi rendo conto che forse, probabilmente, sì, sono morto, ho deciso. Era ora! Una voce grave tuona dall'antro antistante alla mia stanza, se stanza si può nominare, rischiarato da una luce calda di candela. L'odore è inconfondibile, stona fastidiosamente con l'ambiente che lo circonda. Interessante l'abbinamento delle fogne nello stile Boston, mi ritrovo a dire, e mi rendo conto che se quel tintinnare che avevo sentito nel dormiveglia non era di catene, era di goccioline d'acqua di cesso di chissà quale vecchietto di periferia. Nel chiarore della candela tenuta in mano da mio zio, mi rendo finalmente conto che si tratta proprio di mio zio. E non era un sogno, e lo guardo come se avessi visto un fantasma. In silenzio attendo il momento solenne per lo spiegone di rito. Dove sono? Chi erano quei pazzi? Ma soprattutto, come può quel coglione di mio zio essere diventato un fottuto ninja? Eppure, nessuna voce. Sto aspettando, mugola Archibald, guardandomi negli occhi. Cosa? Che trovi da solo una spiegazione a tutto questo? Mi ritrovo a urlare, sbracciandomi prima di ritirare le braccia al petto, quando sento una goccia di liquami cadermi addosso. La faccia, emblema del disgusto, non sembra ravvivare il desiderio di mio zio di darmi informazioni e rimango immobile in attesa della rivelazione che penso di meritarmi. Però lì in fondo vedo una famiglia di topolini che si allontana su un'inferriata arrugginita e sento sfrigolare un fiammifero, preludio dell'accensione della pipa. Il Dio mi ha mandato a voi per liberarvi dal drago. Se abbraccerete la fede in Cristo, riceverete il battesimo e io ucciderò il mostro. Inizia, guardandomi al chiarore della lampada e del fuoco della pipa accesa. È solenne e capisco che non è farina del suo sacco, ma ancora non capisco. Fammi immaginare, dovrei capire di che stai parlando? Schiocco la lingua sul palato, sentendo adesso l'umidità di quella sottospecie di materasso che non ci aveva creduto abbastanza. San Giorgio, nelle scritture, è in eterna lotta contro il drago per volere di Dio. Il drago, o il serpente. Fa una pausa ad effetto, per una qualche ragione a me ignota. Non sono altro che rappresentazioni continue di imperiture del diavolo tentatore. Mi domando dove voglio arrivare. Ma rimango in silenzio per capire le intenzioni che ha e soprattutto da quando è diventato così religioso. Mi mostra una collanina con una placchetta d'argento. Quando me la lancia capisco già che si tratterà di una rappresentazione di questo San Giorgio. San Giorgio. E noi discendenti, dice, combattiamo da secoli questo imperturbabile operato del demonio. Per voleri superiori, siamo insigniti dell'onere e onore
liberarci del serpente. Non capisco perché, ma la parola scende riecheggia nella mia mente, anche se non ho idea di che cosa significhi. Ma quello che vedo è che Archibald sembra essere troppo serio per i miei gusti. Non che sia stato mai una stella nascente della stand-up, ma mi disturba. Stiamo quasi riuscendo nel nostro operato. La cellula dei Cavalieri di San Giorgio, qui in America, sta andando scovando tutti i membri della setta del serpente. L'ultimo, il più pericoloso, il più intoccabile, è Dogawa. Mi ritrovo a sospirare, sorpreso dalla sagacia e dalla saggezza di un pensiero che sembra non appartenere. Un lungo sibilo mi pervade la mente. Da un orecchio all'altro mi trapana come una lancia. Cerco di scuotere la testa, ma fa tutto troppo male. Cerco di alzarmi da quello strano letto, ma non riesco a muovere. Sento i passi accorati di zio Archibald che annullavano la distanza tra me e lui. Stai bene? Sì, credo. Mi hanno picchiato a morte. Mio nipote, tu sei qui per un motivo. Edogawa è malvagio, ma vagità allo stato puro, come la serpe del giardino dell'Eden. Ha mascherato le sue torbide intenzioni sotto un fine nobile. Una nuvoletta di fumo abbandona la bocca della pipa mentre mi aiuta a rialzarmi. Sono anche sicuro di aver visto una famiglia di scarafaggi raggiungere quella dei topi di poco prima. Secondo te, perché ridurti in questo modo? Mi domanda, provocatorio, mentre mi prende la faccia tra le mani. Non rispondo. Perché sei scomodo? Non capisco. E se sei scomodo, significa che per noi sei fondamentale. Vedo un bagliore nei suoi occhi che nessuno mi ha mai dedicato. Sento qualcosa nello stomaco, una morsa di soddisfazione che non ho mai avuto. Sono solo un giornalista e nemmeno così speciale. Mormoro, sospirando e provando a scuotere la testa. Mi fa male, come se avessi delle spine conficcate nel collo. La consapevolezza della mia normalità mi spaventa. Eppure, continua a voce il flusso dei miei pensieri, mio zio Archibald. Mi fa paura, ma in qualche modo mi dà speranza. Eppure, continua, sospirando uno sbuffo di tabacco. Quel che è in te è speciale. Io l'ho sempre saputo. Altrimenti non avrei convinto tua madre a mandarmi qui. È giunto il momento di mostrarlo a te e al mondo intero. Con la bocca semiaperta, non ho mai creduto di poter essere così importante. Non lo credo nemmeno adesso, ma per l'ultima volta il flusso dei miei pensieri viene interrotto da un gesto inaspettato. Archibald chiude il pugno della mano destra e mi tocca una spalla. Poi supera la testa in un arco e mi tocca l'altra. Beh, Eric, sei un cavaliere di San Giorgio, adesso. Finito. Wow. Ma che vuol dire questa cosa? Scusa, io ci ho venuto solo un po' la partita. Mi scusa per la mia inabilità nella lettura, ma non so leggere la mia scrittura. Io mi sono fatta malissimo mentre leggevi, non al cuore, stranamente, stavolta. Avete presente quando sbattete il gomito e non sentite più il braccio? Mamma mia, ragazzi, terribile. Ragazzi, avete presente il non al cuore stavolta? Ecco. Cioè, vogliamo clipparla questa cosa, per favore? No. Stavolta non ho fatto niente, giuro. Comunque... soltanto io quando è stato acceso il fuoco per accendere anche io ho pensato che era il preludio per dell'accensione dei topolini e non della pipa. perché c'erano i topolini che passavano davanti, una fiamma, preludio dell'accensione dei topolini, è chiaro che stava dando fuoco ai topolini. perché io vi dico due cose. Il petalo dello zucchero, basta. Io vi dico due cose. La prima è che c'erano c'è tutta una serie di
bloopers, comunque i ridoppiaggi che si può fare della scena di Horace in Cavaliere di San Giorgio con Tony Stark che batte su Peter Parker e gli dice: bene, ora sei un Avengers, vai a fare in culo. È una citazione a questa scena, io me la sono immaginata identica, scusate. Madonna, ma è troppo fatta bene. Oppure è bellissimo del tipo: ma zio, ma io non sono speciale. E vedi lui che si avvicina. Tu non sai provare neanche il cesso di casa tua, Frodo Baggins. Ma cazzo è? Sto sognando. Meraviglia. Potrei che farci meraviglia. Un video poco. Bene, bene. Dopo prego, tutto questo delirio di pugni e calci presi ovunque. Sì. Già, a proposito di questo, visto che ora mi tocca leggere, vorrei fare un piccolo disclaimer come l'ha fatto Fede. Il mio non è 5 minuti dopo, è un po' di tempo dopo. Infatti ci sarà un altro incontro fra Edogawa ed Eric che nessuno di noi ha scritto, neanche io, però che cito. Però ci sono delle incongruenze perché la rissa da me è stata un po' più leggera. Non l'hanno ammazzato praticamente, l'hanno colpito discretamente. E vabbè, poi non è svenuto, infatti, ha seguito suo zio, tipo, per le fonti. Io volevo chiedere, c'è un commento di Draconic Thunder che dice: ragazzi, oggi siete nelle schegge, nel senso che stiamo andando molto veloci, o che siamo partiti? Penso di sì. Sì, oggi stiamo andando, perché sono le 23. Sono già quasi 2 ore che... Ma la live dello story build dura dalle 3 ore, cioè la versione estesa col Peter Jackson Cut sono sempre 6 ore, dello story build evolution. Sì, in effetti ci stiamo anche lasciando andare forse a meno chiacchiere, cioè non abbiamo fatto poche chiacchiere tra una lettura e l'altra. No, ma in realtà, cioè, le chiacchiere ci sono anche state, però capì, oggi le letture erano molto fluide, belle performance da parte di tutti e tre. Le prime due letture erano molto ti mettevano molto velocemente nella storia con un'ottima atmosfera che non aveva bisogno di eccessivi approfondimenti, comunque con eccessivi tecnicismi, perché ti mettevano molto bene nella storia. E poi Fede, comunque, continuando sempre con, cioè, lei si è accollata veramente lo story build dello spiegone, che è una citazione di Stannis. Molto bello, comunque, veramente bello. Prima che Gabri inizi a leggere, uh-huh. Draconic Thunder ha fatto una domanda dicendo: non ho capito una cosa, ma sto Kosogawa sarebbe, allora... È il cognome di Conan, banalmente, ma basta. Edogawa è uno dei personaggi principali di questo story build, e che è, diciamo, possiamo considerarlo il cattivo, l'antagonista. Uno degli antagonisti principali, con buona antagonisti principali, sì, della nostra storia, che quindi appunto spunta quasi in tutti gli story build, anche perché, diciamo, la storia si incentra tra l'incontro di questi due. Quindi, quando vuoi, okay. Poi... ci saranno anche ovviamente delle incongruenze rispetto a quello di Giovanni, ma la prossima volta lo mando, giuro, voglio anche fare la rivista. Ce ne faranno tutti la ragione. La rivista del mondo. Ok, possiamo andare. Quando vuoi. Poteva andarti decisamente peggio, Eric. Non fa che ripetertelo, come se funzionasse davvero a consolarti. Poteva andarti decisamente peggio. Poteva andarti decisamente peggio, coglione. Non hai smesso di massaggiarti quella guancia gonfia per un secondo, come se scavando ancora potessi finire per trovarci loro. E sarebbe una bella fortuna, avrei dovuto trasferirmi in Europa. Il pensiero dell'Asia non ti spera neppure. Dopo l'incontro con Edogawa ne è abbastanza di occhi a mandorle e serpenti per tutta la vita. Eroi ravioli. Sei distratto, Eric. È normale, è un modo come un altro di reagire a un trauma. O magari commozione cerebrale. Quel gancio destro ti ha un po' scombussolato. Che cosa direbbe Patrick? Solo i disperati si fanno colpire alla faccia, i disperati che non assaggiano una donna da anni. Chi ha una bella donna da cui tornare si fa dare 2 pugni nello stomaco piuttosto che uno sulla faccia. In effetti non hai nessuna donna da cui tornare. Hai perso il tuo tocco, Eric.
Se ti colpiscono le palle, comincia a insultare le loro mamme. Tanto vale farsi ammazzare in un vicolo piuttosto che perdere l'unica cosa buona della vita. Non ridere, Eric, ci sono andati giù pesanti anche con le costole. Sapevano dove colpire. Avresti dovuto limitarti a infastidire i mafiosi, non a nemicarti i medici. I medici sanno dove ferire senza uccidere. È solo una questione di saper cogliere le opportunità che ci vengono offerte. L'aveva colta al bene, il bastardo. Benvenuto a Boston, Eric Lindinson, e gli stronzi puzzano come a Chicago. Sembra che lei sia stato l'unico a vedere questa improvvisa opportunità. Non ci sono prove di ricerche affrontate in precedenza. Non biasimo i miei colleghi per i loro insuccessi. Alcuni individui sono dotati di un'intelligenza singolare. Aveva illusa la tua domanda. Un passo avanti a te. Ti brucia un po', devi ammetterlo. Sei sempre stato tu il più intelligente, conosci tutti i trucchi. Ma stavolta hai giocato ad armi pari. Quindi si ritiene più intelligente degli altri medici per aver scoperto una cura più efficace delle altre. Lo sta dicendo lei. E lei cosa dice? E ti sei fatto battere. Ho fatto ciò che era il mio potere per il bene del paese. Per il momento, ancora poco. Hai perso il tuo tocco, Eric. In fondo Boston ti piaceva anche un po'. Dalla sinistra alla destra degli Stati Uniti è stato come ritrovarsi oltre la superficie dello specchio. Il nuovo lavoro ti eccita, ma sospetti sia perché lì il tuo carisma è richiesto. E beh, la segretaria del tuo capo non è affatto male, anche se dopo l'ultima avventura ti sembra di sentire la puzza della vasca di acido che porta ancora il tuo nome ogni volta che si avvicina a un caschetto e a un paio di caviglie esili. Ti ci sono volute una costola inclinata e un livido nero sul viso per capire che il soggetto non cambia, non importa da che parte ne osservi il riflesso. I comignoli fumano allo stesso modo, il rombo dei motori e delle automobili riecheggia fra le strade grigie, e i vicoli sono impregnati dalla puzza di alcol, tabacco e merda di cavallo, come se la città faticasse a disabituarsi alle carrozze. Qualcuno si è dimenticato di lucidare l'argenteria più o meno da un paio di secoli. Almeno non c'è il vento. Non c'è neanche il caro Patrick, e che mi dici di quella cosa chiamata normalità? Beh, le fogne di Chicago non le hai mai viste, questo è certo. Hai seguito zio Arci come verso il patibolo un condannato fa con il proprio boia, evitando le pozzanghere per non sporcarti le scarpe nuove. Scarpe nuove un cazzo, le hai buttate comunque. Era buio, faceva freddo, la costola protestava a ogni passo, e diciamo anche che l'orgoglio aveva bisogno di un po' di riposo dopo lo scontro con Edogawa. Ma hai continuato a camminare in silenzio, perché lo zio Arci ti ha sempre salvato il culo e di lui ti fidi come un pulcino alla chioccia. Mentre svoltavate i vicoli della città, il lembo del suo lungo cappotto si agitava sotto la luce dei lampioni come i dannati serpenti nei quadri alle pareti del medico. La parte dopo fai ancora un po' a fatica a digerirla. Non ti piace ricordarla e forse ancora un po' dubiti che sia vera, come darti torto. Un altro Eric, sul serio, è andato così male il secondo colloquio. Non ha neppure fumato, il mozzicone di sigaretta è abbandonato sul posto cenere da quando l'hai accesa. Non è da te. Vuoti il bicchiere tutto d'un fiato. Persino il barista ti guarda sorpreso. No, sta fissando il livido nero sulla tua faccia. Lo fanno tutti. Deve essere stato un brutto incidente. Edogawa aveva sorriso affabile mentre ti accompagnava alla porta del suo studio. Chi gli ha detto che è stato un incidente? Se non fosse stato un incidente, dubito che ti sarebbero premurati di lasciarla in vita. E così aveva confermato i tuoi dubbi, senza alcuna vergogna. Un passo avanti a te. Sempre un passo avanti a te. Poteva decisamente andarle peggio, Eric. Poteva decisamente andarti peggio, Eric. Continua a ripetertelo. Quasi ci credi. Un applauso percorre la sala del pub. Ti volti con far annoiato, sperando di cancellare i pensieri. Una donna ha cominciato a cantare sul piccolo palco in fondo. Boa bianco, un caschetto liscio nero. Due labbra sottili tinte di rosso sul paio di due occhi affilati a mandorla. I bagliori delle frange sotto le luci ti bruciano gli occhi. Ha qualcosa di familiare, ma non ci riesci a ricordare dove l'hai già vista. Stai pensando che gli asiatici ci assomigliano un po' tutti e sei troppo ubriaco per ricordarti che non vale per quelli di sesso opposto. La donna ha una bella voce. Tutti pendono dalle sue labbra. Tranne tu. Tu stai ancora pensando a quella battuta da essere mio coglione. Un altro giro. Hai ancora il sorriso sulle labbra quando ti volti. La donna che stava cantando ora è accanto a te. Ci metti un po' a capire che ti ha rovinato davvero. Patrick a quel punto ti colpirebbe sulle palle, al diavolo l'amicizia. Bella performance. La parlantina è un dono, non basterebbero litri di whisky per lavare via l'ultima parola della tua lingua.
L'ho vista, sa, obietta lei. Lei è stato l'unico a non avermi ascoltata. Ho fatto questo. La consapevolezza di essere stato notato ti rianima. Di serpenti divini e santi che uccidono draghi al momento ti importa quanto della dieta al cenone di Natale. La puzza della vasca di acido è solo un lontano ricordo. Dovrò farmi perdonare. Ti allunghi a prendere il bicchiere dalla mano del barista, porgendolo alla signora con un ghigno da manuale. Comma 3, articolo 1, paragrafo 2. Come farle innamorare senza toccarle. Lei accetta il bicchiere, aspettando che tu prenda il tuo. Il tintinnio del vetro di un brindisi che eseguite anche con gli occhi. Il liquido fresco e provente in gola. In pochi minuti comprendi che non è una sprovveduta. Lei sa come si gioca. Interessante. Stavolta non vuoti tutto d'un sorso. Sorseggi il tuo drink e stai scadendo il tempo. Un bicchiere, una conversazione. Fammi sempre strafare, non è vero, Eric? Adori sfidare te stesso. Un bicchiere, una conversazione. Il tempo che ti dai per sedurla. Non mi fare mai. Eric Livingston, ti presenti. Mi chiamo Grace. Grace e basta. Grace e basta. Deve essere vero che gli asiatici sono tutti uguali. Risponde allo stesso modo evasivo di Edogawa. Questo non ti allarma neppure un po'. Non è un cliente abituale del pub, nota lei. Né della città, in effetti. Un sorso. Sono a Boston da poco. Da dove viene? La città ventosa. Ho sentito che Chicago è splendida in questo periodo. Mi hanno detto che Boston lo è in ogni giorno dell'anno. Smettila di parlare del tempo, Eric, puoi fare meglio di così. Offri un giro a tutti coloro che non apprezzano il suo canto. Un angolo delle sue labbra si solleva appena. Attento, Eric, rischi di inciampacci. Ti affretti a bere un sorso. Vuoi ridurre il tempo? L'impazienza non appartiene agli intelligenti. Sarebbe un evento raro? Allora mi considero fortunato. E che mi dici di quel livido? Il mento affilato si sporge un po' in avanti. La fortuna non sembra averla baciata in quel caso. Un uomo, un bacio un po' rude, non era neanche il mio tipo. Lei ride. Sorprende anche te, non è stata neppure una battuta così acuta. Ti prendi un momento per osservarla, ancora. Le piume bianche quasi si fondono con il candore della sua pelle. Il nano del vestito a frange si agita come onde di inchiostro sotto la luce dei lampadari di cristallo e pensi che dopo tutto è un terreno che conosci bene, sempre con le dita sulla tua macchina da scrivere a incidere una verità tagliente sulla carta. Allora perché esiti? Nessuna donna ti ha mai detto di no, nessuna storia da raccontare, nessun segreto di pelle o parole. Niente acido stavolta, mai paura ugualmente. Hai perso il tuo tocco, Eric. Se ne incontrano di pochi di uomini interessanti ultimamente. È il tuo turno di sorridere, ma dov'è la battuta seguente? A che stai pensando, Eric? Ci piace dare l'impressione di essere in via d'estinzione. Un comportamento crudele da parte sua aumenta il piacere della scoperta. Grace si avvicina lentamente, la schiena arcuata come una gatta. No, non è l'animale giusto, ma non ti ci soffermi troppo. Hai di nuovo quella sensazione, l'hai già vista, ma dove? Questo lasci che siano gli altri a dirlo. A quel punto non ti sarebbe importato del bicchiere ancora mezzo pieno, non ti sarebbero servite altre conferme per portarla nella prima stanza disponibile. Ma senti che qualcosa non va. Lo senti come l'hai sentito con Edogawa, come lo senti da una vita. Lo sporco, il marcio sotto una lieve patina lucente, il veleno. Basta grattarlo un po' via e... Le piace Boston? Giocherelli con il bicchiere facendolo volteggiare sul bancone. Si sta rivelando piena di sorprese. Sono le persone troppo caute che amano le sorprese. Usce. Devi ancora. Senti la gola troppo secca. Non è più una questione di palle, vero? Mai stato uno di loro, temo, ma queste sorprese cominciano ad essere... pungenti. Le ciglia fremono sotto gli occhi neri. Distogli lo sguardo, Eric, o affogherai. I rischi di chi trascorre la vita ad osare. Che cosa vuole questa sirena da te? Sirena o serpente? Squame e scaglie non sono poi così diverse. Dannato zio Arci, mi ha reso paranoico. Una risata cristallina impacciata le esce dalla gola all'improvviso. Alcune teste si voltano a guardarla, anche la tua. Sorride a disagio, le gote alte tinte come feste. Quanto vorresti affondarli dentro? Dimmi, dov'è che sbaglio? Chiede. Sembra un imbarazzo. Hai sempre avuto un debole per le ragazze vulnerabili. Prego. La mia canzone non ti è piaciuta, neppure io sembro essere oggetto del tuo interesse. Affatto? Ti affretta a interromperla. Accendi un sorriso, ti passi una mano sul livido ancora in cerca dell'oro. Devo aver... bevuto troppo. Ma tu sei meravigliosa. Beve un sorso. Ti affretta a imitarla.
sei nervoso. Ha fatto in fretta a tornare alla questione di palle. È brava, glielo devi concedere. Lo dici per galanteria. Ti sorprenderebbe sapere quanto poco me ne intenda di galanteria. Mordicchia il labbro inferiore. Sembra che anche lei stia scadendo il tempo. Sarei curiosa di provare. Ma ha smesso di parlare. Sta ansimando sotto di te la pelle bianca contro il freddo di una stanza buia, con gli occhi neri traboccanti di piacere. Stai affogando, Eric. Ti sta affogando, Eric. Torni in te, di nuovo in quello sgabello. Fa improvvisamente più caldo su tutte quelle luci, non trovi? Di whisky ne è rimasto appena un filo nel fondo. Tempo scaduto. Grace, vorresti... Mi temo di avere un impegno. Non hai sentito bene, credi? Ti ripeti quella frase in continuazione mentre lei si alza, le gambe flessuose che scivolano giù dallo sgabello su cui erano state accavallate, così vicino alle tue. Un... Hai detto... Un puzzle di farfugli e balbetti indistinti, ecco a cosa sei ridotto. Nessun pezzo al suo posto. Un impegno, sì. Sorride, sistemandosi il boa sulle braccia. Ma è stato divertente. Divertente. Via, via, non fare quella faccia. Non è stato poi così male incontrare un tuo antenato. Chiudi le labbra, ma non riesci a dire una parola. Non sirena, ma serpente. Gorgone che tramuta in pietra. E tu sei di pietra, Eric. Ma la pietra non prova paura. La tua è ancora qui. Grace ti posa le dita sul viso, sopra il livido nero, con la tenerezza di una madre e la delicatezza di un amante. Credo che le presentazioni siano d'obbligo. Parla sottovoce, i profondi occhi neri puntati sui tuoi. Continui ad affogare, Eric. Mi chiamo Grace Moore. In quest'epoca... Un sorriso. Tu mi conosci come Shen. I quadri alle pareti nello studio di Edogawa. La prima volta li hai osservati distrattamente. La seconda eri troppo preso dal racconto di tuo zio Archibald e dai toni provocatori del medico per accorgertene. Ora però non hai dubbi. Il sorriso sul viso della donna aumenta, direttamente proporzionale con il tuo sgomento. Poteva andarti peggio, Eric, dice. Riflettici. Fa sventolare la punta del boa di piume contro il tuo naso per poi allontanarsi, svenuta. Poteva andarti peggio, Eric. La segui con lo sguardo e una parte di te ancora si rifiuta di abbandonare le immagini languide di qualche momento prima. Poteva andarti peggio, Eric. La perdi fra i tavoli. Poteva andarti peggio, Eric. Ah, beh, è andata male, amico. Il barista scuote la testa riprendendosi il bicchiere di Grace, il bordo macchiato dell'impronta delle sue labbra rosse. Quella non è una che si avvicina facilmente. Poteva andarti peggio, Eric. Mi ascolta? No, non lo stai ascoltando, perché adesso hai capito. Vuoti il resto del bicchiere. Sei un discendente dei Cavalieri di San Giorgio. Poteva andarti peggio, Eric. Infili le dita nella giacca, tirando fuori il pacco di sigarette. Sei un discendente di Shen. Poteva andarti peggio, Eric. Sei distratto, Eric, ma non ti serve nessuna concentrazione per sfilare una sigaretta e portartela alle labbra. Sei parente di Aurelio Sedogava, un passo avanti a te. Tabacco e veleno. Eppure... La accendi, ispiri, espiri. Riflettici. Per Dio, trattieni quel sorriso, il barista penserà che tu sia pazzo. Oh, ma non ti porta, giusto? Hai evitato un altro bagno nell'acido e questo ti consola. E forse hai ragione. Sai che hai ragione. Poteva andarti decisamente peggio, Eric. Avresti potuto portarti a letto un tuo antenato. Beh. Fine. Scusa, l'ebbe mi è venuto nel momento preciso. Tranquillo, meno... No, ma infatti ero solo il primo che in chat hanno scritto: ciao caro, hai presente i tuoi sogni erotici? Piacere, sono la Trisavola. Esatto. Piacere, però la settima stagione di Game of Thrones. Esatto. Bravissima Gabriella. Brava, brava, veramente. Mi è piaciuto un sacco. Devo dirlo proprio. Questa sorta di trasformazione, cioè se vedete, se riascoltate tutta la live, Eric si trasforma da Tony Stark, stronzo filantropo, eccetera, eccetera, a Peter Parker che parla con se stesso. Esatto. Comunque è esattamente quello che succede a Peter Parker nella Marvel, solo al contrario. Solo al contrario, esatto. Cioè, lui diventa da Peter Parker a Tony Stark. Però... Esatto, esattamente. Però a me piace questa evoluzione del personaggio, devo dire che... Mi piace anche che per quanto abbiamo mantenuto più o meno ognuno il proprio tono, ci sia questo
quest'aria totale di super coerenza con il protagonista, che è forse la prima volta che ci capita, perché negli altri story build abbiamo tutti virato molto più in maniera abbastanza preponderante sul nostro stile tipico di disegno, vabbè, di scrittura. Invece in questa, non soltanto ovviamente ci sono queste differenze naturali dal fatto che siamo cinque scrittori di cinque generi diversi e stili diversi, ma c'è sempre quest'aria da Eric che diciamo è stata un fil rouge che è stata estremamente coerente in tutti gli story build, dal primo all'ultimo. C'è un po' di Eric in tutti noi, esatto. Sì, non volevo dirlo, non volevo darci dei comunque non volevi darci degli imbecilli, però no, io mi prendevo la parte del Hellboy, non era una questione della mia. Io facevo la parte di Tony Stark, non la parte di Peter Parker. Ah sì, certo. Anche in realtà sono molto più Peter Parker che Tony Stark, però va bene così. La webcam di Federica si è suicidata. Sì. Non è un po' Peter Parker, un po' Tony Stark dentro. Lo siamo tutti, da quando la Marvel fa comprare. Assolutamente, assolutamente. Allora, io devo farci gli applausi perché... Allora... È stata la prima volta che io ho provato la stessa esperienza che in genere Martina prova per tutte le live. Ovvero, vabbè, questo un po' tutti, ovvero abbiamo ascoltato per la prima volta le storie in live esattamente come ha fatto il nostro pubblico. Quindi è la prima volta che ce la siamo vissuta anche in parte da pubblico, tutti quanti. Sì, esatto. Io devo dire che se questa è l'esperienza da pubblico, forse... Non le leggerò più. No, non è vero, le continuerò a leggere anche semplicemente per sapere di che si parla, per evitare piccoli problemi di incoerenza. Che io comunque, Gabri, ti devo dire onestamente, per come le avevi fatto la premessa, sembravano molto peggio. Invece si è presi pugni in faccia, pugni sulle costole. Si è evitato solo quello nelle palle, ma voglio dire, poi... nelle palle se le coperte sotto consiglio. Cioè, quello l'ha evitato sotto consiglio specifico. È la prima cosa che si dicono fra amici maschi. Copriti le palle, altrimenti muori, così. In genere la cosa successiva è un documentario sulla sopravvivenza maschile, lo impari dalla quinta elementare in poi. In realtà la lezione successiva è quella che nel caso in cui comunque succeda, Giovanni, qual è la soluzione? Insulta il romanzo. Colpiscilo più forte tu, cioè... No, subito dopo è o fischia o sbatti... Ah, fischia e fai più più. E sbatti i piedi per terra, che non so anatomicamente a cosa possa servire. Non lo so, ma fa un male cane. Io non so chi cazzo se l'è inventata quella cosa. Ma veramente un po' psicopatico. In genere ci sono gli amici che quando capita che giochi a pallone... Sì, batti i piedi a terra e fischia. Ma che cazzo dici? Però sto malissimo qui. Tu vieni colpito alle palle, cadi per terra... ululante, perché sei ululante con due o tre tonalità, cioè due o tre ottave sopra, e c'hai tutti e nove gli altri che ti fanno batti i piedi a terra e fischia. Ma come? Vi sta invidiando, penso. Lei vorrebbe provarle queste esperienze mistiche da Massimo. No, ma... il calcio delle palle sinceramente no. Quindi no, è come quando, quindi no, è come quando tu hai tipo il singhiozzo e ti dicono ah guarda in alto, a voi si iniziano a dire ah calcio a terra, cose del genere. Ma no, è peggio perché il singhiozzo non ti fa piangere. Cioè, con il singhiozzo tu non piangi, con un calcio dei coglioni no, non mi sarei mai permesso, non mi sarei mai permesso di paragonare a un singhiozzo, giuro. No, vai. Figurati, però capì. No, fischia tu, battimi da terra e fischia. Ma che cazzo stai dicendo? Bro, io qua sto morendo. Come fai? Tipo, no. Io se fossi uomo non so fischiare da donna. Se fossi uomo non saprei fischiare. E quindi tipo io soffrirei e basta. No, ma il problema è che comunque sei l'ultimo elemento della catena alimentare. In realtà ti manca talmente tanto il respiro dopo il corpo nelle palle che non puoi fischiare. Cioè non ce la fai fisicamente. Io dopo anni comunque ho capito che fischia e fa più è solo un piacere sadico. È là che ti dice, se tu fischia, cosa dicono? Esattamente. Vorrei tantissimo assistere a uno spettacolo del genere. Uno che soffre gli altri, vedi che è brutto.
non da persona che prova questa cosa. È cattiveria pura, cioè l'unica cosa che ti viene in mente in quel momento, perché io l'ho visto molte volte durante le medie e le superiori, è prega per lui che forse non ce la fa. Cioè l'unica cosa, diventano bianchi e muoiono lentamente. O meglio, lo scrive: io presi 2 anni fa una cannonata nelle Belotas mentre giocavo a calcio, pensavo di morire. Sì, esagerati. No, non è esagerato, oh, è il dolore. Senti. Allora, come hai visto un vecchio saggio, noi sopportiamo 5 giorni di dolore. Oh, bravo, no. Come hai visto un vecchio saggio, e qua voglio effettivamente dire che questo è un vecchio saggio a cui tengo particolarmente. Io ho conosciuto donne che sono capaci di fare il secondo figlio, ma non conosco uomini che si vorrebbero far dare un altro. E dice, va, dammi una giovane già preparata di cucina, vai, che va a divertire. Mi piace la frase di questo saggio. Chi era questo saggio? Chi era? Ma non lo so. Forse ero io che ho detto questa cacata. Forse. Era no, mi sembra una frase da me. Sì, è palesemente una frase da me. È particolarmente tua, ed eravamo io, Gabri, e una nostra amica Kelly Diuccia, abbiamo assistito a questa conferenza saggia in cui... A questo TED Talk. La montagna, e detto queste cose. Ho detto con tutta la fermezza del mondo, io ho conosciuto donne che vogliono fare il secondo figlio, ma un altro uomo non l'ho visto che si vuole fare un calcio nelle valle. Qualcuno può negare questa cosa? No. Ma non lo puoi mai sapere. Magari... Allora, io ho conosciuto uomini per sentito dire che lo fanno. Non ti sto dicendo di quelli che c'hanno il fetish particolare. Ci sono dei gruppi appositi. Esatto. Ora tipo vedi Gabriele... Ma non ne parliamo più, perché c'è. Non credo che sia un argomento molto, molto family friendly. Comunque, esatto. Ragazzi, abbiamo finito il primo giro degli story build. È vero, non ci credeva nessuno, non ci credevamo neanche ora, noi. Dopo 5 mesi, che bravi! Di più di 5 mesi. Non abbiamo la più pallida idea di come selezionare gli eventuali story build di altri story build Evolution. Quando? Ancora no. Lo diciamo banalmente a tutti quelli che ci stanno guardando. Noi da questo punto in poi, per quello che riguarda il format degli story build Evolution, non sappiamo una minchia. Esatto. Non sappiamo, diciamo, quando farli. Non sappiamo quali story build scegliere. Non sappiamo come scegliere questi story build. Penso che non abbiamo neanche così tanta fretta effettivamente di scegliere. Dopo gli ultimi 2 ce li siamo fatti di corsa. Sì, ma perché è un periodo di merda. Per chi non l'avesse notato, io sto lavorando. No, a questo punto possiamo cominciare a spiegare perché ci siamo fatti le corse per finire il primo giro di story build. Perché oggi? Lo possiamo dire alla fine? Sono arrivato alle 23:30. È arrivato il momento di piangere. Ok. Signori, è arrivato il momento di piangere. Aspettate tutti, perché c'è un via con la ola di stiamo parlando ai funerali, non si fa la ola. Ma come, Gabriella? La tristezza è quella. No, un attimo, io mi sto toccando tutto quello che è passato solo fuori camera, cioè io non posso toccare niente invece, cioè, però non in live. No, ragazzi, allora, no, veramente, è arrivato il momento serio della serata. Io farei parlare comunque chi deve parlare. Esatto, c'è una comunicazione che dobbiamo fare, parli chi deve parlare. Allora, in realtà i discorsi non si iniziano mai con allora, ma è difficile anche per me. Io devo annunciare una cosa un po' triste, però vi dico soltanto che annuncio il Petaurino rimane, però io no. Io purtroppo devo togliermi un attimino, purtroppo per questione di troppi impegni e di una vita molto molto frenetica, io purtroppo non sono Giovanni, non ho la sua giacca magica che mi permette di veramente fare un milione di cose. Infatti io penso che questo picciotto
o ha sviluppato due picciotti diversi e quindi c'è un Giovanni che lavora e un altro Giovanni che fa qualcos'altro, però io purtroppo per questioni di molti impegni, per una tesi da mandare avanti, per del lavoro che devo continuare a fare, dovrò abbandonare la nave degli inchiostronauti. No, non si abbandona la nave. Non si abbandona la nave. Non cominciamo. Allora, facciamo Sto scendendo con una scialuppa di salvataggio su un'isoletta. Sulla nave resti. Ti stai togliendo il cappello da ammiraglio della nave. Farò il parassita buon a nulla nella stiva che scrosta le conchigliette dalla base. Comunque. Sono conchiglie. Le conchigliette quelle piccoline, le patelline. Le patelle, poi ti fai la pasta con le telline. Dai. E quindi mi dispiace dirlo, però. No, mi piace dirlo, però il frizza è veramente una sfiga. No. Allora, ragazzi, è stata una cosa. Io sono arrivata fino ad adesso, perché noi ovviamente lo sapevamo prima, sono arrivata fino a questo giorno sperando che lei dicesse no, vabbè ragazzi, non l'ho detto ai miei colleghi, però rimango. Ma non lo sto dicendo. No, io mi dispiace perché... effettivamente all'inizio dicevo vabbè dai, l'affronterò con molta filosofia, sto uscendo, non è un problema, ma non è che sto uscendo per chissà quale questione particolare, no, purtroppo no, non mi so gestire il tempo. Allora, questa è una cosa che ci diremo tutti a dire, non c'è nessun rapporto inclinato tra le 5, tra le 4 e mattina. No, mi vedrete, probabilmente ci saranno live in cui io bazzicherò a casa di Daniele come i fantasmi. Probabilmente quasi tutte le live saranno così con me, che tipo vortico nel nulla, però non sarò più attiva dal programma dalla prossima live in poi, quindi questa è la mia ultima live. È una cosa che ci rattrista tutti, perché ci rattrista tutti. Noi abbiamo avuto il tempo, fingiamo di aver avuto il tempo tutti quanti di metabolizzare la cosa, ma in realtà no. Ovviamente è una notizia che andava data, nel senso che era giusto dare a Martina la possibilità di salutare tutti quanti. L'ha fatto secondo me nella migliore delle maniere, nel senso che è stata una live molto molto bella, una live corale come era giusto avere per una situazione del genere. Martina è stata membro fondamentale da marzo, febbraio, non so quando è che abbia fatto la prima live, ma comunque dal primo momento fino all'ultimo. Maggio. Era aprile? Marzo. Non più tardi di marzo. Qualcuno controlli, comunque, ma giuro che... marzo, aprile, insomma, that's not the... No, beh, infatti, stanno a parte litigarci sulle date. Marti, nessuno qua ti nasconde la tristezza, ci sono Federica e Gabriella che tra poco si mettono a piangere. Come se tipo giorno 7 non le vedessi di nuovo, sì, raga. È per quello c'è Gabriella che ha detto che è un funerale. Comunque la settimana prossima ci vediamo tutti insieme. Io sto addirittura scendendo a Palermo, quindi non è che io sto cambiando totalmente. Vabbè, cioè, cercheremo di costringerla a tornare intanto come ospite e poi quando si libera di tutto il resto come membro, non dico team ufficiale staff perché lei stessa mi ucciderebbe, però quando può e vuole ci viene a trovare qui in live. Le porte sono sempre aperte, quando Martina se la sentirà di fare un'ospitata di tanto in tanto sarà sempre libera di farlo. Ho ancora un reading tips da fare con Gabriella, quindi magari quando ci saranno i reading tips mi ripaleserò di nuovo in live. Però al momento devo... Io non la vedo a Gabriella. Sta piangendo. Ma Gabri, dopo domani sono a Palermo. Non sto piangendo. No, non sta piangendo. Le è entrata una trave negli occhi. Non sta piangendo. Come negli occhi. Un altro pianeta. Cioè,
Fra, mi distacco da... Ci prenderemo cura del petaurino per te, comunque. Esatto. Vabbè, dai, non vi preoccupate, ci sarà qualcun altro, probabilmente, che almeno scriverà Inchiostronauti in un'unica volta e non in 300 tempi. E questo ho dei grossi dubbi, perché non ci quella, sono... Quella è una delle challenge più... Non ci siete riusciti in 5 mesi. No, veramente una challenge molto complessa. Esatto, cioè non è tanto il problema. La spesa, ma la sorpresa. Esatto, no, non era quello che volevamo dire. Comunque, giusto per fare un discorso completo, lo chiudiamo dicendo che ovviamente andando via momentaneamente o comunque per un certo periodo di tempo piuttosto lungo, Martina, per motivi di lavoro e di vita vera, non potevamo restare tre scrittori e un disegnatore, Giovanni, a fare tutto. Per cui è stato giusto... Non che la cosa non sia stata proposta, mi sono opposto fermamente alla... avevamo già comprato le catene con cui legarlo alla postazione, ma lui si è rifiutato. Sì, esatto, mi sono divincolato finché ho avuto energia in corpo. Quindi, Giovanni... oltre che essersi divincolato e aver rifiutato la schiavitù, ha portato avanti la sua rivoluzione alla William Wallace, dipingendosi la faccia metà di blu, metà di bianco e facendoci vedere il culo quando ci avvicinavamo, e facendo questa sua rivoluzione si è costruito il suo team personale inserire la legna di sottofondo, grazie, il suo esercito si è costruito. Insomma, fondamentalmente arriverà un nuovo ragazzi, team molto più semplicemente. Allora, questo è un momento molto complesso, molto duro nella vita degli Inchiostronauti, per quello che abbiamo fatto come live, perché è un momento di passaggio in cui stiamo perdendo Martina, che ci ha aiutato, è stata con noi, ha dato il meglio ad ogni live da quando abbiamo cominciato, e non è facile sostituire un membro del genere, perché dovete rendervi conto che insomma ci sono state difficoltà. Noi abbiamo litigato, abbiamo trovato, perché questo nasce come un gruppo di amici sostanzialmente, sì. quindi è normale difficile. Che stiamo perdendo un componente fondamentale e fondatore del gruppo. E comunque esatto. Prenderà le pizze con voi, quindi non è che proprio mi sto lo sappiamo, il sabato sera pronto ragazzi vorrei uscire e grilli in sottofondo. No, perché già c'è, io vedo la faccia di Fede che è così tipo: Fede, io sabato sono a casa. No, ma lei falla soffrire, lei se lo merita, tu vabbè, sì, Fede, di cazzo ce lo merita, quindi... Mi raccomando, quando... Perché la console è aperta, tu, scusami, ancora abbiamo un conto aperto con lei, quella console. No, infatti quando aprirete il mio giaccone vedrete che non ci sarà nessun petaurino che scampanella, peccato. Mi raccomando, questo per dire però che anche se è un momento estremamente complesso in cui non abbiamo saputo bene cosa fare per diverso tempo, non sapevamo da un po', abbiamo tirato avanti le live perché non sapevamo appunto come reagire a questa cosa, ci dà l'occasione per fare, per organizzare, insomma, quella che noi definiamo la seconda stagione del canale. Quindi da oggi, a tutti gli effetti, con il saluto di Martina, che comunque io vi voglio, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, Martina sarà sempre qua, cioè nel senso ogni tanto verrà a farci visita, quindi non se ne sta andando, non vi preoccupate, qualche corona, allora le corone di fiori non sono accette, le donazioni in denaro, quello che ti dicono te fa una scena po' morto, chi se sono accetti, in quel caso Martina è bella che è morta, nessuno negherà che di partita, e nel vi caso manderemo anche le fotografie, vi manderemo le fotografie. O un dito, a seconda che ci piaccia di più, per i soldi visto. Per i soldi è tutto ok, per il resto non preparate le colonne di fiori, perché tanto Martina sarà sempre qui e dalla e poi prossima c'è pure di allergia, quindi non mandate proprio niente. Esatto, e dalla prossima live si apre ufficialmente quella che nel team Inchiostronauti noi definiamo stagione 2.
Vedetemi un po' come uno Sean Bean della prima stagione di Game of Thrones. Diciamo da quella dopo, più che dalla prossima. Film di... No, inizia il Drogo. Scegliete voi quale tipo di uomo sorco peloso deve crepare nella prima stagione. Ma tanto nel gruppo Telegram credo che resti a spacciare musica anni 80. Voglia, voglia. Quindi... Però tipo il fantasma di Cucù, chi mi parla subirà delle conseguenze gravissime. Quindi d'ora in poi diremo abbonatevi perché c'è Martina nel canale Telegram. Esatto. Che è rimasta. Non parlare. Uno dei motivi per cui abbonarsi sarà lo story build personalizzato, il canale Telegram e poter ancora parlare con Martina. Cioè, c'è tipo una seduta spiritica che avviene, quando voi contatterete Martina dall'aldilà e Martina vi invierà la host. Esatto. Quella cosa che... quindi comunque in sostanza facciamo anche un breve recap di quello che succede. Qualcuno legga per favore allora un Marion la sta prendendo malissimo, forse peggio di me. Federica, un Marion sta ricevendo veramente la botta. La botta. Un metro che qua sempre comunque. Dice la Mary Sister no. Intanto partiamo così. Quindi io sono certo che il Giova Team sarà all'altezza, ma non vi nego che la botta l'ho sentita anch'io. Non sul serio, continua a mandarci audio in cui scleri sul silk pille o cose simili. Io senza mi sento perso. Fammi sto piangendo. Mi fate piangere che mi sono truccata. Ve lo dico dalla vintere che se io mi trucco e piango, va via male, non ci vedo per giorni. Quindi non avremo dei meme stasera perché saranno tutte con le lacrime di un Marion probabilmente. Esatto. Allora, volevo fare un riassunto di quello che forse, cioè di quello che dovrebbe essere l'andazzo da qui alla prossima settimana. Dovrebbe, perché sulla live di domenica abbiamo almeno un paio di possibilità, dobbiamo fare dei test. La live di questa domenica potrebbe essere la prima sorpresa della stagione 2, ovvero c'è la possibilità, se tutto va bene, tutta la tecnica, a un Marion diglielo così magari si risolleva un pochino. Chiaro, no, ma infatti lo sto dicendo, c'è la possibilità, se tutto tecnicamente va bene, di vedere me e Gabriella in live. Gabriella sarà la prima gamer degli Infiostronauti. Terribile. Giocherà a, lo dice Gabriella stessa, a Breath of the Wild. A Zelda Breath of the Wild. Bella. Mentre io chiacchiererò con lei. E se riusciamo a convincerlo anche Giovanni a fare esattamente quello che fa oggi, cioè i cazzi suoi. Però con l'abbiamo pensato perché dai, è una live in cui vi permetto di prendermi in giro e tu non ci vuoi essere. No, ma certo che ci sono, a parte che non mi serve una live per prenderti in giro, no, sia chiaro. No, ti sto dando il permesso. Stai zitta. Allora, parliamoci chiaro, ti sto dando il permesso. Stai zitta. Allora, comunque, domenica ci sarò sicuramente, prima o poi ci organizzeremo anche per altre giornate gaming che vedranno comunque l'impiego di complicati sistemi di specchi e leve per far quadrare la connessione. Io porterò la mia Xbox a casa di Daniele perché io mi sono presa d'invidia e anche io voglio giocare questa è una delle prime novità della seconda stagione. Allora, in realtà è una delle ipotetiche prime novità, lo dico molto banalmente perché se tecnicamente non riusciamo a combinare proprio gli accrocchi, probabilmente si recupererà la live del libro game che non è stata fatta martedì per problemi tecnici. Comunque domenica qualche cosa succederà. Martedì invece salta sempre la live del libro game, ma questa volta per un motivo più che valido, ovvero ci sarà una live corale di chiacchiericcio in cui verrà presentato fondamentalmente il nuovo team al completo. Quindi saremo in tutto la bellezza di 37 di 912 persone. No. Oh, vabbè, esattamente, e questo lo diciamo per una questione di hype dei ragazzi, il nuovo team di cui stiamo parlando è composto, compresi noi, quindi voi vi farete i conti. Io sono sicuro che è un conto molto semplice, però è giusto per non servirvela molto sul piatto d'argento. Compresi noi, gli Inchiostronauti in stazione 2 sono in stagione Napoli Centrale, in stagione 2 sono 7.
Già! Sono sette, possiamo dire anche quanti, qual è la divisione? No, perché se no gli dicevo, di nuovo i disegnatori sono tot, se la fanno da soli... Vabbè, comunque, ci saranno... Un attimo, cioè per sostituire me, altre sette persone, la camera era troppo grande e quindi devono sostituire sette persone. Grazie, mi avete detto in diretta che sono grassa, grazie. No, che sei troppo brava. Ti avevo detto che sei tanto brava che per sostituirti noi dobbiamo prendere più di uno. Che non è carino nei confronti degli altri. Attenzione, io sto giocando, stiamo scherzando. Il fatto di prenderne più di uno, lo possiamo dire anche nella realtà dei fatti, è perché ci permette di alleggerire il lavoro dei disegnatori, che è stato parecchio stressante in questi mesi di lavoro. È anche uno dei motivi per cui Martina non ha modo di gestirsi i tempi del lavoro, è perché comunque il lavoro per il canale è stressante, è tanto, ed è tanto anche al di fuori delle live, perché ci sono anche delle cose che bisogna preparare, come gli story build, che ti prendono tempo anche al di fuori delle live. Avere la possibilità di poter fare più turnazioni, perché sono presenti più di due disegnatori, scaricherà il lavoro di Giovanni e di tutti gli altri disegnatori, garantendo anche possibilmente il possibile anche aumentare ci prendiamo Giovanni come lettore, ci prendiamo Gabriella come disegnatrice. Potrebbero succedere tante cose. Ragazzi, donate per i farmaci per la tosse, donate. Stanno male queste ragazze. Pony, un Marion dice: i nuovi tre dovranno superare il test del mastro rematore. Martina, sappi che sarò cattivissimo. Per sostituire Sean Bean hanno dovuto fare la guerra dei cinque re. Hai detto tu, vedetemi come lo Sean Bean della season 1. Un Marion è comunque difensore incredibile. Agguerrito. Ma agguerrito. Io ripeto che secondo me, dico, lode a un Marion, ma non è una questione di qualcuno ha buttato fuori Martina e la stiamo sostituendo. Ci siamo trovati per motivi assolutamente seri e legittimi senza Martina. Giovanni si sarebbe suicidato nel giro di 2 settimane da solo e quindi molto banalmente abbiamo dovuto trovare chi includere nel gruppo non per sostituire Martina, perché Martina è e resta insostituibile. Tanto non so che uscite con loro a prendere la pizza, a me non mi chiamate. Ma se non sono neanche di Palermo, come facciamo a uscire con loro? È infattibile. Comunque, ragazzi, la cosa era questa: o cambiavamo team, che sostanzialmente è la cosa che diciamo non è per sostituire, è per consentirmi di sopravvivere e per consentire ancora la prosecuzione delle live. E questa è la torta di riso. Altrimenti io scleravo. E non è la torta di riso. Giovanni, avremmo dovuto fare un funerale vero, non fittizio, vero. Esattamente, quindi martedì ci sarà la live di presentazione dei nuovi ragazzi, che cercheremo, io la sparo là perché era un'idea di cui avevamo parlato, cercheremo anche di farvi assaggiare un po' del lavoro di ognuno. Perché scusami, in 7 c'entriamo in una schermata di Twitch? Ah boh, io che cosa ne so, però dovrò inventare. Saremo tutti con le webcam molto piccoline. In 5 già non c'è spazio, cioè ci dovranno vedere col cannocchiale di... Saremo con le webcam piccoline, però... Prenderemo con le cose tonde, mi sa. Non lo so, no, le cose tonde cominciano a diventare complicate in 7. Tre sopra, quattro. Fai una carta di 7 di denari, fai prima praticamente. Faremo, in qualche maniera faremo. Graficamente purtroppo io ho da qui a martedì per capire come fare. La nazionale di pallanuoto facciamo. Ma ce la faremo. Dopodiché giovedì, che è un giorno speciale per Giovanni. Perché? Che giorno è? Che succede? Il tuo primo giorno di ferie, l'ultimo tuo giorno di ferie da ufficialmente studente, poi diventa disoccupato. Esatto. Diventando disoccupato il giorno dopo, non ci sarà
Giovanni al disegno. Quindi ci sarà una live, quella di giovedì, che sarà il primo story build del nuovo team. Quindi saremo io come speakeraggio, Gabriella come aiutante dello speaker e uno dei ragazzi nuovi al disegno. Non sapranno presentarsi. Diciamo, è inutile che vi diciamo il nome perché tanto si presenteranno tutti martedì e quindi scoprirete chi sono martedì stesso. Domenica, invece, la tanto rimandata lettura visiva del Signore degli Anelli dovrebbe finalmente prendere piede. Avere luogo, insomma. Avremo finalmente quest'altra lettura. Non sappiamo chi siamo, né chi legge, né chi non legge, né chi disegna, no, però... sappiamo che ci sarà la live, la lettura visiva del Signore degli Anelli. Che è già qualcosa, ragazzi, non credete che non sia niente, eh? Cioè, noi abbiamo passato dei mesi d'inverno, voi non ne avete idea, questo è l'inferno sulla terra, vivere sì, così, agosto, stare... Noi lo possiamo, ora lo possiamo dire, luglio per me Giovanni è stata una specie di suicidio, di lenta agonia, perché tutte le ragazze c'erano esami, lauree... E quindi stare dal canale per loro era complicatissimo e quindi ci siamo dovuti più o meno tutti fare un culo così, ma anche loro, dico, non è che non si possono fare. Agosto è stato una specie di delirio tra... Hai la mano alzata per dire qualcosa, Gabriella? Visto che agosto mi prenoto per aver superato l'inferno, visto che mi sono fatta ogni singola live. Agosto c'è stata Gabriella che dovendo... moralmente recuperare quelle che non si era fatta a luglio, si è fatta tutte le live. Nel frattempo abbiamo ufficialmente avuto la notizia di Martina, quindi noi lo sappiamo da un mese, ma nel frattempo abbiamo dovuto cercare il team nuovo, che molto onestamente non è stato facile. Non è stato facile per niente, perché noi abbiamo degli standard, cioè non possiamo prendere il primo disegnatore che arriva. Ma dobbiamo anche, cioè, non conoscendo altri disegnatori che sono disposti tra l'altro ad andare in live e disegnare in 2 ore, più che altro fare un'illustrazione completa, è stato un po' complicato perché devi adattarti al nuovo disegnatore, cioè il disegnatore può essere bravissimo, può essere uno psicopatico e quindi noi non abbiamo motivo di saperlo prima, modo di saperlo prima, quindi è stato sì, un po' complicatino. Quindi non abbiamo trovato degli psicopatici, cioè i nostri standard alla fine di psicopatia. Sì, ma devo dire onestamente che sono stati 2 mesi particolarmente intensi. Non dico che rifarei tutto uguale, perché... No. Però comunque ce la siamo non passati. Non rifacciamo e basta. Li abbiamo superati in maniera egregia tutti quanti, quindi fondamentalmente già sapere che riusciamo ad avere un programma di almeno 4 live... prestabilite, che poi potremmo andare avanti in realtà, perché molto banalmente domenica ci sarà Gabriella che gioca con me e Giovanni a prenderla per il culo o il libro game, martedì live di presentazione del nuovo team, giovedì story build con il nuovo team, domenica prima lettura del Signore Ianelli del nuovo team, martedì riprendiamo dopo 2 settimane il libro game e così via, cioè non è che non siamo organizzati, però con l'arrivo del nuovo team volevamo anche proporvi cose nuove, però poco a poco, lentamente, facciamo ambientare i ragazzi, ve li facciamo conoscere, li conosciamo meglio lavorativamente parlando anche noi, dopodiché si comincerà a fare proposte nuove, varie ed eventuali. Esatto. Dani, posso dire solo una cosa? Tu sei libera di dire. Quando arriverà il momento dei saluti voglio fare la signorina buonasera. Fare la signorina buonasera. Se non c'è nient'altro da dire... Potremmo lo fa l'ultimo momento Marchetta. Dai, Martina, a te l'ultimo momento Marchetta e momento di signorina buonasera. Ok, intanto vi ringraziamo per aver partecipato a questa live, vi auguriamo buonanotte, ma prima di chiudere, diciamo che potete seguire il nostro canale sui social, su Instagram, su Twitch direttamente, e a recuperare le vecchie live che ormai non sono più nel canale su YouTube. Di conseguenza potete anche sostenere il canale per vie economiche, ovvero o con l'abbonamento Prime
o comunque vi ricordo che Twitch ha l'affiliazione con Amazon, quindi chi usufruisce già di un abbonamento Prime può tranquillamente abbonarsi al canale senza spendere un soldo e usufruendo proprio della tassa che pagate per Prime. Di conseguenza c'è l'abbonamento normale, ovvero che voi versate un tot di soldi per sostenere il canale. Ultima cosa, c'è sempre la donazione. Vi ricordiamo che in entrambi i casi è fondamentale il vostro appoggio, che sia o di tipo monetario, ma soprattutto anche di tipo morale, come quello del seguire i social. Detto questo, penso di aver detto tutto. Vi ricordo per l'ennesima volta gli incontri settimanali, che saranno sempre martedì, giovedì e domenica, con le cose che vi ho citato poco fa Daniele. E infine, buonanotte, credo. Abbiamo finito. Oddio, è l'ultima buonanotte data da Martina. Non è vero, ragazzi, capiterà qualche altra volta, quindi non... Assolutamente. Sì, errò qualche volta, non è un problema. Però facciamo il momento epico. Buonanotte. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.